telespettatori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon mercoledì 14 agosto, adesso andremo a visualizzare la pagina meteo e prima però vi comunico che l'ospite di oggi sarà Corrado Tremul alle 7:30 di Fratelli d'Italia della settima, sì, della settima circoscrizione. Bene, iniziamo subito ad andare a vedere gli aggiornamenti meteo, cosa ci aspetta per questi giorni, domani poi anche Ferragosto. Oggi nella notte e quindi fino al primo mattino, possibili rovesci temporali, forse anche forti, poi cielo ovunque, sereno, poco nuvoloso anche se in montagna, non è escluso qualche locale annuvolamento pomeridiano. Farà più fresco, sulla costa soffierà bora sostenuta al mattino e in calo nel pomeriggio, temperature minime decisamente in ribasso tra i 17 e i 22 gradi, le massime invece tra i 24 e i 27 gradi, anch'esse in ribasso. Vediamo le previsioni per domani, giovedì 15 agosto. Su pianure costa cielo da sereno a poco nuvoloso, sui monti da poco nuvoloso a variabile, venti a regime di brezza. Nella notte tra giovedì e venerdì possibile qualche locale rovescio temporale, temperature minime più o meno stazionarie tra i 19 e i 22 gradi, massime tra anche quelle stazionarie tra i 24 e i 27 gradi. Le previsioni anche per venerdì 16 agosto di primo mattino qualche nube residua, poi cielo sereno dal pomeriggio, qualche isolato rovescio in montagna possibile sulla costa al mattino, soffierà burino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio, temperature minime tra i 21 e i 23 gradi, mentre le massime si stagliano tra i 26 e i 28 gradi. E già che ci siamo, vediamo anche la tendenza per sabato 17 agosto, l'inizio del weekend: a mattino possibile qualche velatura, in giornata su pianure costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature minime tra i 21 e i 23 gradi, mentre le massime anche qui tra i 26 e i 28 gradi. Quindi un po' di rinfresco dopo le giornate afose. Ma ora passiamo subito alla nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del quotidiano locale, il Piccolo. Si parla di Ferriera, area a caldo in vendita, il porto stima il valore dei terreni, resta il patto regione, gruppo Arvedi, sui livelli occupazionali, si studia il passaggio al demanio in vista di investimenti stranieri, qualcosa comincia a muoversi sul futuro della Ferriera di Servola, l'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro ha annunciato nelle scorse settimane la disponibilità di Siderurgica Triestina a valutare la dismissione dell'area a caldo, ma nulla di concreto era trapelato dalla riunione estive tra proprietà, regione e autorità portuale. A distanza di quasi un mese dall'ultimo incontro, la prospettiva prende corpo davanti alla decisione dell'authority di avviare una o due diligenze per stimare il valore della zona nella prospettiva del subentro di soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo logistico. La procedura è iniziata da alcuni giorni e quantificherà l'eventuale prezzo in vendita dei terreni di proprietà di Siderurgica Triestina e della linea costiera data in concessione alla società dall'autorità portuale. Ma si parla anche di governo nazionale, ovviamente. Sorpresa, Salvini ora frena, ma passa la linea Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Matteo Salvini nell'aula del Senato, a sorpresa, cerca di sparigliare le carte e frena sulla crisi, accettando di tagliare prima i parlamentari, come chiesto dai grillini, e subito dopo di andare al voto. Ma alla fine passa la linea Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La sfiducia a Conte verrà discussa il 20 di agosto e non oggi, come invece chiedeva il leader leghista. Intanto dal Quirinale filtra la contrarietà all'ipotesi Salvini. Ieri purtroppo un malore fatale per un operaio nel cantiere di via San Michele. Un operaio aveva appena iniziato il turno, è morto mattina intorno alle 8, tra le 8 e le 9, per un malore nel cantiere appunto in via San Michele. Poi vedremo anche un servizio che anche noi abbiamo realizzato. Il furto, ladro bloccato dopo il colpo in casa a Barcola, insulta gli agenti. È stato sorpreso a rubare in un alloggio di Barcola. Il ladro è stato bloccato dopo che si era rifugiato in una barca. Poi panico a Lignano, spruzzano spray al peperoncino al concerto del rapper Salmo a Lignano Sabbiadore. In tutta la regione è caccia al bandito, ai banditi dello spray urticante. Poi il ricordo ovviamente per Nadia Toffa, la morte di Nadia commuove l'Italia, la presentatrice delle Iene sconfitta dal tumore che è stato scoperto nel 2017, il primo malore a Trieste. Dalmazia, la vacanza in barca è finita in tragedia, muore un manager italiano, due bambini gravi, si sospetta un'intossicazione.
Bene, prima di passare anche alle cronache nazionali del Corriere della Sera e vedere anche quella prima pagina, vi lascio brevissimamente a una pausa pubblicitaria, ma ci rivediamo qui fra qualche minuto. E rieccoci a Sveglia Trieste, stavamo visualizzando la prima pagina del piccolo, ma adesso passiamo invece al Corriere della Sera per la nostra rassegna stampa. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico insieme battono Salvini in Senato, una maggioranza inedita, Conti in aula al 20, Renzi apre al governo di legislatura con i grillini, no di Forza Italia al Carroccio, il leader della Lega, tagliamo i parlamentari e poi andiamo al voto, e genera così le perplessità del Colle. Quindi la crisi di governo entra in una fase cruciale, tagliamo i parlamentari e poi votiamo, chiede Matteo Salvini, replica Luigi Di Maio. Allora non sfiduci Conte. Le perplessità del Colle, non si può congelare una legge costituzionale a Palazzo Madama, si forma una maggioranza inedita. Movimento 5 Stelle e PD votano insieme. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà in aula il 20 agosto per fare le sue comunicazioni sulla crisi. L'ex premier Matteo Renzi apre il governo al governo di legislatura con il Movimento 5 Stelle, mentre c'è il no di Forza Italia alla Lega. Poi parla il vice premier a ritirare la sfiducia. Loro hanno detto solo no. Loro hanno detto solo dei no, dice Matteo Salvini al Corriere. Loro no, i 5 Stelle. Io ho preso tali e quali le parole di Di Maio. Diceva che dopo il taglio delle Camere si poteva andare alle elezioni, ma se è dopo significa che prima voti quello e poi si apre la crisi. Questo è il commento di Matteo Salvini, il vice premier. A Lodi il premio più alto di sempre, con soli 2 euro, sono stati vinti 209 milioni, ha giocato una schedina da 2 euro e porterà a casa oltre 209 milioni. È la vincita più alta di tutti i tempi per il Super Enalotto, quello di ieri sera, che è finita nelle mani di un fortunato che ha giocato i numeri nel bar Marino di Lodi. La vincita grazie a una schedina precompilata. È allarme negli Stati Uniti per l'incidente nucleare russo, esplosione di una base militare russa durante il test di un microreattore nell'area Nenovska. Nenoxa, scusate, regione di Arcangelo, radiazioni oltre la norma. L'allarme degli Stati Uniti, solo Chernobyl è stato peggio di così. Poi Trump frena sui dazi in Cina, gli USA rinviano a dicembre i dazi del 10% sui prodotti cinesi, volano Wall Street e le borse europee. Positiva anche quella di Buenos Aires, ovviamente anche qui dedicata la prima pagina, l'addio a Nadia Toffa, perché la rete dovrebbe chiedere scusa. Scusa a Nadia, ci si chiede qua e così, dopo i giorni dell'odio, sono arrivati quelli del cordoglio. Da Fiorello a Salvini, tutti si sono espressi sulla morte di Nadia Toffa. In realtà, una delle prime cose che si impara facendo i cronisti è il commento e non gli opinionisti. È questa la reazione al dolore, al male, alla morte. È un mistero, non si sa mai come la vittima reagirà e nessuno ha il diritto di giudicarla, solo il dovere di aiutarla. Ci si riferisce evidentemente ai commenti social quando Nadia Toffa aveva deciso di esternare la sua sofferenza. Bene, noi torneremo sulle pagine del piccolo, ma fra un attimo, anche per mandare prima il servizio realizzato anche da noi ieri sera sull'operaio deceduto mentre stava lavorando, anzi, mentre era a Cattinara, è morto dopo un fatale malore mentre lavorava in via San Michele. Allora, vediamo il servizio. Malore fatale per un operaio nel cantiere di via San Michele. La tragedia è accaduta questa mattina verso le 8, poco dopo l'inizio del turno di lavoro degli operai della ditta che ha in appalto la sostituzione dei sottoservizi per conto di Acega Sapies Anga. L'uomo, un 38enne di nazionalità rumena, stava lavorando all'altezza di Largo Canal quando ha avuto una crisi convulsiva. Soccorso prima dai colleghi e poi dal personale del 118 giunto sul posto, è stato subito caricato sull'ambulanza, dove però è stato colto da un arresto cardiaco. Purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo e la veloce corsa in codice rosso verso l'ospedale. L'uomo è morto al pronto soccorso di Cattinara. Nel cantiere è giunta anche una volante della questura. La squadra di operai aveva appena ripreso il lavoro in via San Michele dopo una giornata di riposo.
E avete visto dunque il servizio a cura di Laura Buccarella. Adesso noi passiamo invece alle pagine appunto del piccolo e parliamo di Ferriera. Ci sono delle novità, quindi la virata sull'area caldo, il porto avvia la stima dei terreni della Ferriera. L'Authority punta a quantificare il possibile investimento futuro in chiave logistica a Servola da parte di soggetti interessati. Intesa Arvedi, Regione sull'occupazione. Quindi qualcosa comincia a muoversi sul futuro della Ferriera di Servola, come abbiamo letto all'inizio in testa alla prima pagina. L'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro ha annunciato nelle scorse settimane la disponibilità di Siderurgica Triestina a valutare la dismissione dell'area a caldo, ma nulla di concreto era trapelato dalle riunioni estive tra proprietà, regione e autorità portuale. A distanza di quasi un mese dall'ultimo incontro, la prospettiva prende corpo davanti alla decisione dell'Authority di avviare e stimare il valore della zona nelle prospettive del subentro di soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo logistico. La procedura è iniziata da alcuni giorni e quantificherà l'eventuale prezzo di vendita dei terreni di proprietà di Siderurgica Triestina e della linea costiera data in concessione alla società dall'autorità portuale. Scopo dell'operazione, propiziata dal confronto tra impresa e regione, è determinare l'investimento necessario per chi deciderà di rilevare la proprietà e modificare la destinazione d'uso del comprensorio. Per stessa missione di un'amministrazione regionale intenzionata a chiudere l'area a caldo, Siderurgica Triestina rispetta i limiti prescritti dall'AIA e dunque la Giunta Fedriga ha escluso lo scontro con l'impresa che qualche mese fa ha mobilitato i suoi legali per invitare Scocimarro a cessare le esternazioni sulla volontà di smobilitare la parte inquinante dello stabilimento. La scelta è quella di passare quindi per un approccio graduale che salvaguardi i 340 operai dell'area a caldo, ma che conduca all'addio della produzione di ghisa a Trieste. E qui entra in campo l'autorità portuale, che potrebbe essere il soggetto pubblico incaricato a rilevare i terreni dell'area a caldo e procedere alla loro trasformazione in zona demaniale, secondo un percorso non dissimile da quanto l'autorità sta facendo in quel di Monfalcone con l'azienda speciale del porto Isontino. Le due servirà allora a fissare quindi il valore della concessione che dovrà essere stipulata dal soggetto privato interessato alla bonifica. Queste sono le situazioni più o meno che si stanno sviluppando in Ferriera e lo stesso Fabio Scocimarro aveva comunicato che erano state avviate anche delle diffide, in arrivo sanzioni e diffide dopo le due fumate di luglio. Scocimarro, noi sempre pronti a intervenire, così garantiamo la trasparenza allo studio anche nuove prescrizioni, all'autorizzazione integrata ambientale. E anche sulla Ferriera e sui commenti di Scocimarro abbiamo realizzato un servizio, e a questo punto, allora, prima di leggere l'articolo, guardiamolo. Nell'ultimo anno la Ferriera è stata soggetta a 5 sanzioni, una diffida e un avvio di procedimento di diffida. Lo rende noto l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro sulla base dei dati di Regione, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che oggi ha pubblicato la relazione in merito all'ultima visita ispettiva ordinaria, che contiene anche le relazioni sugli ultimi 3 episodi recentemente verificatisi nello stabilimento siderurgico. La linea d'azione della Giunta, ha sottolineato l'assessore, è cambiata radicalmente rispetto alla precedente amministrazione. Si lavora, ha detto Scocimarro, per riconvertire l'area a caldo, dialogando in maniera costruttiva con il cavaliere Arvedi per riuscire a garantire il livello occupazionale e non danneggiare o azzerare gli investimenti industriali, sollecitati dalla passata giunta regionale, rimarca ancora l'assessore. Parallelamente, però, Regione e ARPA intervengono puntualmente, secondo quanto previsto dalla legge, nel caso di problematiche ambientali che riguardino la Ferriera. In merito ai 3 episodi evidenziati dalla relazione dell'ARPA, Scocimarro ha fatto sapere che saranno avviati provvedimenti sanzionatori e diffide e verranno valutate anche nuove prescrizioni e l'autorizzazione integrata ambientale. Dal mio insediamento nel maggio 2018, spiega ancora l'assessore Scocimarro, sono state comminate 5 sanzioni amministrative sulle 14 dal rilascio dell'AIA avvenuto nel 2014, una diffida e un avvio di procedimento di diffida,
oltre alla nuova prescrizione AIA sulla gestione dei parchi minerali e fossili. Per giungere a questi atti, sottolinea ancora l'assessore, i dirigenti devono accertare le cause, identificare i responsabili, prescrivere i rimedi e poi appunto sanzionare. Si tratta di un iter complesso e burocratico che stride con la percezione dei cittadini, che però è necessario affinché le azioni intraprese non siano vane o peggio ancora generino, a fronte di possibili ricorsi, un costo per i contribuenti. Scocimarro ricorda quindi che, indipendentemente dalla trattativa per la chiusura dell'area a caldo, la Regione e l'ARPA devono effettuare gli approfondimenti su due aspetti, le fiaccole e le acque di dilavamento. Ebbene sì, avete sentito e visto il servizio di Umberto Bosazzi appunto sulle parole di Scocimarro sulla Ferriera. Infatti anche sul Piccolo le recenti fumate dai camini della Ferriera di Servola saranno colpite dalle sanzioni della Regione. Poca roba per la verità, si legge sul quotidiano locale, se si considera che le 5 multe già comminate nel 2019 ammontano a circa 20.000 euro, cifra ovviamente irrilevante per una realtà delle dimensioni di siderurgica triestina, mentre le parti hanno avviato il confronto sul futuro dell'area caldo con un dialogo che al momento è caratterizzato da buoni rapporti. Noi però adesso ci spostiamo su tutt'altra notizia che abbiamo in realtà già anticipato all'inizio, appunto andiamo a vedere la tragedia che è capitata a Nadia Toffa, ultimo saluto a Nadia, la guerriera con il sorriso, morta a 40 anni, l'inviata e poi conduttrice delle Iene, che da tempo combatteva contro il cancro a Centinaia per l'addio nella camera ardente a Brescia, ovvero la sua città. È arrivata alle 7.30 di ieri mattina la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere, niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia. Così sui social la redazione delle Iene ha informato della morte di Nadia Toffa, inviata e poi conduttrice della trasmissione. Aveva 40 anni, da tempo lottava contro il cancro. Il comune di Brescia, sua città natale, ha allestito la camera ardente al teatro Santa Chiara, dove centinaia di persone si sono messe in fila per salutarla. Venerdì si terrà il funerale nel Duomo della città, a officiare la funzione padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla terra dei fuochi. Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Le condizioni di Nadia Toffa si erano aggravate negli ultimi mesi e da inizio luglio era ricoverata alla Domus Salutis di Brescia, dove si è spenta nelle prime ore del mattino. Le Iene le hanno dedicato un post commosso. Qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te non perde mai. Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all'ultimo, fino ad oggi. Quindi insomma hanno tracciato un ricordo di Nadia Toffa dopo appunto la tragedia che siamo venuti tutti a conoscenza ieri mattina appunto alle 7.40. E a Trieste il primo malore per la paladina televisiva dei cittadini che combattono contro i fumi della Ferriera. Questo è un fotogramma di un servizio delle Iene appunto dove Nadia Toffa si era incontrata con i dirigenti della Ferriera. C'è anche il commento su Twitter della Serracchiani che dice: ha lottato con il nemico peggiore. Un pensiero, un addio per Nadia Toffa che ha lottato fino all'ultimo contro il nemico peggiore. L'ho conosciuta, non mollava, ti tampinava, come pochi. Così la deputata del PD Deborah Serracchiani ricorda in un tweet Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata delle Iene, morta dopo la lunga battaglia contro il cancro. Le due avevano modo di confrontarsi e scontrarsi in diverse occasioni negli anni passati a causa dei servizi che la giornalista delle Iene aveva realizzato sul territorio triestino con oggetto la Ferriera di Servola, ma quella vicenda non è l'unica con cui la Toffa ha lasciato un segno sul nostro territorio. Il segretario della giuria e responsabile editoriale del premio Lucchetta, il giornalista Giovanni Marzini, la ricorda su Twitter con queste parole: soltanto un anno fa, orgogliosi di averla premiata con una squadra per un eccezionale reportage inchiesta al premio Lucchetta. Conclude: ciao Nadia, è impossibile dimenticare la tua grinta e il tuo sorriso. Anche su questo abbiamo realizzato un servizio, tracciato un ricordo di Nadia Toffa che adesso mandiamo, vediamolo.
Si era accorta di essere malata proprio qui a Trieste. Nel dicembre del 2017 si era sentita male nel suo albergo, il Victoria di Via Oriani, ed era stata trasportata d'urgenza, prima a Cattinara, poi all'ospedale San Raffaele di Milano. Nadia Toffa, popolare inviata e conduttrice del programma di Italia 1 Le Iene, si è spenta questa mattina a soli 40 anni. Dopo il malore, la Toffa, bresciana d'origine, era tornata in televisione, annunciando di avere un cancro e di aver avviato il percorso di cura e interventi. Ho avuto un cancro e in questi 2 mesi mi sono curata. Ha lottato con grande coraggio, raccontando la sua battaglia sui social e in un libro, commuovendo l'Italia, ma anche scatenando le solite ignobili critiche da tastiera. Poi dal 1 luglio un lungo silenzio che aveva fatto preoccupare i fan. Oggi, ancora sui social, il triste annuncio dei colleghi delle Iene. Forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te non perde mai, hanno scritto commossi, aggiungendo: è stato tanto facile piacersi, inevitabile innamorarsi, ed è proprio per questo che è così difficile lasciarsi. Ed erano in tanti a voler bene a Nadia Toffa anche qui a Trieste. In pochi anni era diventata la paladina dei servolani, a cominciare da quel suo primo servizio del 2014 dal titolo L'altra Ilva, che aveva portato all'attenzione di tutta Italia la questione ferriera. Problema sul quale aveva spesso pungolato, con lo stile irriverente della trasmissione, i politici nostrani di ogni colore. In tanti oggi la piangono condividendo le parole dei colleghi: hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderato tutta la tua forza fino all'ultimo, fino ad oggi. Niente per noi sarà più come prima. Avete visto il servizio, appunto, il servizio su Nadia Toffa di nostro di ieri. Noi però ora siamo pronti a collegarci con Davori Romella, l'ispettore capo della sala, dalla sala operativa della Polizia Locale. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, telespettatori. Prego. Sì, per quanto riguarda oggi, anche giornata prefestiva, non ci sono segnalazioni particolari da fare in ambito cittadino, nessun nuovo cantiere, nessuna nuova chiusura, a parte le solite situazioni già conosciute di via San Michele, via Ginnastica e lavori in Piazza Libertà. Quindi, ripeto, per oggi nessuna segnalazione particolare o criticità. Grazie all'ispettore capo Davori Romella per gli aggiornamenti, le auguro buona giornata, ovviamente buon lavoro, buon lavoro. Bene, noi invece ritorniamo sulle pagine del quotidiano Il Piccolo. Tragedia sulla barca delle vacanze a Lesina, muore manager siciliano, gravissimi i figli. Eugenio Vinci intossicato dai gas di scarico all'ospedale di Spalato, i 2 bambini di 8 e 14 anni, altri 3 adulti ricoverati. Gravi i 2 bambini e invece 3 adulti ricoverati. Una vacanza che si è trasformata in tragedia, l'allarme dato dal comandante della barca presa a noleggio, 1 vittima, 2 bambini ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale di Spalato, altre 3 persone trattenute nello stesso nosocomio, anche se in condizioni non gravi. Accaduto al largo di Lesina, il manager siciliano Eugenio Vinci, che per tanti anni aveva lavorato ai vertici dell'Assindustria Molise, è morto sull'imbarcazione, intossicato dai gas di scarico, e 2 dei suoi figli sono ricoverati in ospedale in condizioni gravissime a causa di un incidente che in primo momento sembrava essere stato provocato da un'intossicazione alimentare. Intorno alle 10 del mattino, da uno yacht noleggiato al largo di Lesina, è stata lanciata una richiesta di aiuto al porto sull'omonima isola Dalmata, nella quale si riferiva che a bordo era morto un uomo di 57 anni. Anche gli altri 5 turisti avevano accusato dei malori, soprattutto i 2 figli. Di Vinci, di 8 e 14 anni, con forti diarree, nausea e vomito, perdita di coscienza, sintomi tali da richiederne il trasferimento in elicottero al centro ospedaliero di Spalato, a circa 50 km dall'isola. I 2 bambini ieri sera sono stati sottoposti a terapia intensiva nel reparto pediatrico. In un primo momento, quando la notizia si è diffusa poco dopo l'ora di pranzo, la stampa croata ha ipotizzato che si fosse trattato di un'intossicazione alimentare. La famiglia Vinci, infatti, la sera precedente aveva consumato una cena a base di cozze e altri molluschi in un noto ristorante e durante la notte avrebbero iniziato a lamentare malori gastrointestinali. Nel pomeriggio, però, è emerso che l'intossicazione è stata provocata dal gas di scarico proveniente dal water o dal condizionatore d'aria. Vinci ha perso i sensi per i fumi, battendo la testa nella caduta.
ed i suoi amici lo hanno trovato senza vita. Questa purtroppo la notizia. Ma noi, prima di lasciarci e di accogliere l'ospite alle 7.30, andiamo a vedere l'ultimo servizio di questa mattina, ovvero quello del ladro beccato a Barcola. Allora vediamo che cosa ci racconta nel servizio Umberto Bosazzi. Furto, danneggiamento, oltraggio e resistenza pubblico ufficiale. Di ciò dovrà rispondere un cittadino rumeno di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, che ieri pomeriggio aveva dapprima rubato un cellulare, due gemelli in oro ed altri preziosi all'interno di una casa a Barcola. I proprietari di uno degli appartamenti, una volta rientrati, erano riusciti a notare uno zaino all'interno della loro abitazione e un uomo che fuggiva. Hanno pertanto subito avvertito la polizia, che tramite una volante ha iniziato le ricerche del ladro, fermato poi in viale Miramare. L'uomo si era rifiutato di rilasciare la propria generalità, era riuscito a fuggire verso la pineta di Barcola e si era lanciato su una barca ormeggiata e aveva gettato in mare canottiera, pantaloni e un cellulare, apostrofando a male parole gli agenti. Un poliziotto libero dal servizio lo ha raggiunto, lo ha calmato e lo ha riportato a terra. Recuperato il cellulare rubato nell'abitazione, l'uomo ha continuato a prendersela con gli agenti scagliando un calcio contro la macchina di servizio. In questura gli agenti gli hanno trovato nella tasca dei pantaloni i due gemelli, una banconota da 10 euro, una da 5 e alcune monete. Dopo le generalità di rito è scattata la denuncia. Avete sentito il servizio appunto di questo del ladro. Noi ci rispostiamo sulle pagine dei giornali proprio per gli ultimi due minuti di questa rassegna stampa. Andiamo però sul Corriere della Sera per parlare ovviamente della crisi sempre in primo piano. Taglio dei parlamentari e urne, ma la mossa leghista non passa. Salvini sfida Di Maio e lui dice: allora non sfiduci Conte. Il Premier sarà in aula il 20. Come chiesto dal Movimento 5 Stelle e dal PD. L'attesa era tutta per la data in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dovrà presentare al Senato per dire la sua su questa crisi di mezz'estate. Invece, ancora una volta, è il Vice Premier Matteo Salvini a spostare l'attenzione, forse consapevole di non avere i numeri per imporre la sua linea. Tagliamo i parlamentari la settimana prossima e andiamo subito a votare, dice intervenendo al Senato, non dai banchi del governo ma da quelli del suo partito. E ancora, mentre il PD protesta per la durata del suo intervento e perché la Presidente Casellati lo chiama a sua volta Presidente, dice: mi rivolgo agli amici del Movimento 5 Stelle, tagliamo insieme 345 parlamentari e poi si vota il giorno dopo. Se voi siete pronti, noi siamo pronti. E l'Aula resta spiazzata. Questi i commenti, la prima parte dell'articolo a pagina 2 appunto del Corriere della Sera sulla crisi di governo. Noi però adesso ci lasciamo solo per qualche minuto in attesa appunto di ricominciare questa nostra puntata con Corrado Trèmul dopo la pausa pubblicitaria. Fra poco. Eccoci di nuovo a Sveglia Trieste con Corrado Trèmul di Fratelli d'Italia, consigliere della settima circoscrizione. Consigliere della settima circoscrizione. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Per essere qui con noi. Grazie a voi come sempre, il popolo di Tele4 di Sveglia Trieste, grazie. Vorrei solo incominciare, sì. Poi per lasciare giustamente la parola, come è dovuto e si usa fare, ed è giusto che sia così, ai telespettatori, mm-hmm. un pensiero alla Nadia, la ragazza, la giornalista. Io non certo. ero, non sono un amante, usiamo il termine, della trasmissione Le Iene, però per come ha lottato, chapeau. E poi anche un pensiero, visto la circostanza, anche per le vittime che sono state di quella tragedia a Genova del Ponte Morandi, visto sì. che la ricorrenza, se non erro, un riposo in pace dalla sua alle persone con il dovere che certe cose, mi si permette, in ambe due casi, giovane vita che se ne va, e anche quelle delle vittime di quel disastro a Genova non si ripetano più. Sarebbe bello, usiamo il termine così. Assolutamente.
importante, assolutamente d'accordo, e infatti come possiamo anche vedere sul giornale, sul quotidiano Il Piccolo, appunto viaggio nei quartieri del Ponte Morandi tra ricordi, speranza dei genovesi, oggi la ricorrenza, come anche benissimo tu hai ricordato, è sì, doveroso, e altrettanto mi unisco al ricordo per Nadia Toff, come infatti abbiamo anche noi mandato prima un servizio appunto di ricordo, immaginavo, perché insomma che abbiamo fatto ieri sera per ricordare questa giornata. Per ricordare soprattutto la giovane vita, cioè nel senso io premetto qualcosa, ne so, di quella, io quella la definisco la bestia, visto a livello familiare e anche personale. Mm. Ben vengano in assoluto, ci so che ci sono delle innovazioni, i tempi anche sono cambiati, si riesce a recuperare rispetto a una volta, a tempi addietro, la medicina ha fatto dei passi, ne devono fare ancora tanti, perché dal mio punto di vista nel 2000 mi aspetto sempre un qualcosa in più nell'ambito curativo per la salute in generale, ma soprattutto in questa malattia che è un disastro, ha portato via tanta gente, sì, tanti amici e delle più svariate età oltretutto. E per quanto riguarda il discorso di Genova, i genovesi sono conosciuti per persone che non mollano, come il popolo italiano in generale. Certo. Confido in una ricostruzione, certo che la chiudo così dicendo che ci sono cose state fatte in periodi storici del popolo italiano che sono... e spazio, no? Che sono tuttora in piedi, si parte da Colosseo, no? Per dire, certo, il teatro romano che abbiamo anche noi qui a Trieste, e rimango sempre basito di fronte a costruzioni recenti, addirittura in taluni casi o un po' meno recenti, che crollano. È vero. Così. È un pensiero che non viene solo a te. Sì, non sono un tecnico, ma delle domande mi pongo, usiamo questo termine. Pone, sì. Bene, sentiamo già il primo telespettatore allora. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Buongiorno. 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 Voglio fare una domanda al signor Tremor, se potessi fare un percorso della via Gardoni, che è tra via Rita Rosani e la strada che va a San Giuseppe, dove che è stati fatti dei lavori, dei scavi per mettere delle fibre ottiche, linea dell'acqua, tubi nuovi, a lavori finiti si aveva promesso che veniva asfaltato, invece adesso dopo ogni piova e avevamo le piere che vaso come rotoli, quindi lasciato con questi busi che c'è per la strada è pericoloso, è passato già 2 anni dal tempo che stanno fatti i lavori. Allora, solo una domanda, mi scusi, non uso interrompere, ma non ho capito bene la via che lei mi ha segnalato. Allora, la via c'è, via Gardoni, sì, che si trova alla parte bassa del Borgo San Sergio, sì, tra la via Rita Rosani, sì, e la strada che va a San Giuseppe. Ok, la ringrazio per la segnalazione e girerò. Sì. Dica. Sì, quindi si tratta di vedere che ha fatto dei lavori, che ha fatto dei danni, che ha coperto, che ha asfaltato una parte minima. Però ogni volta che arriva un temporale, ormai si è formato dei busi che è pericoloso, anche le piare che le scendi e le si trova tutte sotto sulla via che va a San Giuseppe. Sì, 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 sì. Grazie per la segnalazione. Grazie. Prego, grazie. Grazie a lei. Naturalmente
Tra l'altro andrò a vedere, credo che sia, indubbiamente, da come mi ha spiegato, perché avevo capito l'inverso, me ne scuso, nel senso che San Giuseppe è una, non è, se non erro, in, come competenza della settima, ma dalla via poi ho capito dove, dovrebbe rientrare, no, dovrebbe rientrare, quindi per cui andrò a vedere sul posto e girerò la segnalazione agli uffici di competenza, perché questo è uno dei tanti problemi. Molte segnalazioni simili. Tra simili l'altro, sui lavori. La realtà è che io da quando sono entrato in settima circoscrizione, ormai quasi 3 anni fa, da sempre che auspico un altro tipo, usiamo tipologia di lavoro, cosa intendo? Di segnalazioni qui a Sveglia Trieste da voi e non solo, anche da noi in circoscrizione e a me personalmente, viaggio con un'abbondante serie di messaggi ogni giorno di segnalazioni generiche. La realtà è che spesso succede purtroppo che dopo dei lavori di asfaltatura, in questo caso è stato fibra ottica, ma non, è le, non sono i soli, i soli solo casi, non sono solo questi tipi di casi, purtroppo i lavori non vengono eseguiti in maniera consona, in maniera dovuta. Tant'è vero che io auspico sempre che si formi una squadra di tra virgolette tecnici, perché la mia filosofia in generale su tutti i lavori, ok, io ti pago a fine lavori, una persona, un tecnico viene a vedere come in realtà tu hai svolto il lavoro, se il lavoro è svolto bene, ok, prendi i soldi, altrimenti niente. E più controllo su come vengono svolti. Volti, sì, perché purtroppo ci sono casi, e se è successo, ne ho diversi, che poi bisogna rincorrere dietro alla ditta che ha fatto il lavoro, questa sì. Ditta è in appalto del subappalto, altri aborti che io non, sinceramente i subappalti non li sopporto, tu sei la ditta che prende in carico il lavoro, tu vinci la gara d'appalto, tu porti alla fine, altrimenti tu rispondi anche per la ditta che hai dato il subappalto. Io ho una mia filosofia. Comunque la ringrazio per la segnalazione. Beh, allora sentiamo già la prossima telefonata. Pronto? Ecco, miseria sia. Pronto? Ah, buongiorno a lei e il suo ospite. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Mi accodo alle ultime parole dette dall'ospite, cioè sul discorso dei rapporti fra le ditte subappaltatrici, eccetera. E vado al discorso che commemorare oggi il ponte Morandi e le vittime è veramente un qualche cosa che fa quasi ridere, perché a Trieste, nella Trieste asburgica, se in circostanze lievemente diverse ci sarebbero stati più di 50 vittime nel crollo della piscina terapeutica, e siamo in una città che dice che è molto più avanzata rispetto alle altre nel discorso dell'amministrazione pubblica. Quindi bisogna un pochettino mettersi un po' in regola. Qui si fa solo chiacchiera, però in pratica non succede mai niente. Poi volevo ricordare sul discorso della ferriera che la parte privata dell'area della ferriera è stata ceduta non ad Arvedi, ma al proprietario precedente, per 180.000 euro, quindi voglio proprio vedere l'expertise che adesso è in corso, a che valori verrà valutata l'intera area. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Come commentiamo questo intervento allora? Beh, è un po' quello che si rilacciava prima, nel senso che, sì, ribadisco, in anni addietro ognuno scelga il periodo che gli è più felice e consono, sta di fatto che oggettivamente non è che queste cose non succedevano, però normalmente certe strutture, ribadisco, che possono essere scuole, palazzi in generale, ponti, no? Sono tuttora, tutt'oggi, belli che funzionanti. E succedono delle cose, come è stato riportato anche dalle cronache locali, faccio l'esempio appunto della piscina, che sono delle cose che hanno 10-15 anni e che per i svariati motivi
purtroppo crollano o creano disastri. Come dicevi prima, magari uno si fa anche il pensiero perché succede E uno proprio. fa, esatto, uno cerca, io ripeto, non sono un E tecnico. infatti vengono avviate perizie, Vengono, indagini. infatti, ci sono delle indagini come sono state fatte nel Ponte di Genova, saranno anche qui, da quanto ho letto sul quotidiano locale, 18 avvisi, se non 18 erro, 18 indagati, sì. indagati avvisi indifferentemente. Adesso la magistratura farà il suo corso, però, e io dico, ma perché bisogna sempre arrivare a questo? Nel senso che, ribadisco, la filosofia dei lavori, su qua mi si permetta. Qui se il telespettatore si riferiva a Trieste, posso dire che comunque oggettivamente la città è un po' sotto gli occhi di tutti. Insomma, io ho visto realtà ben differenti in giro per questo paese. Sicuramente c'è qualche realtà che sta meglio, ma ci sono anche delle realtà che se la vedono peggio. Basti pensare un po' a quello che sta succedendo a Roma, per esempio, col discorso dell'immondizia. Faccio un Sì, esempio. Io, sicuramente. tra le varie cose che poi parleremo durante la trasmissione, per quanto riguarda la settima circoscrizione, io sono un piccolo consigliere circoscrizionale e sono riuscito a portare qualcosa, tra virgolette, in porto, come fa parte un po' del mio carattere e delle mie capacità. E si parla anche tanto di immondizia, no? E si Certo. parla giustamente di topi. Di Il cosiddetto pantegane, topi, pantegane, in esatto, quantità è successo è tutto, poi vero, è l'ultima anche, vero. no, per dire, ai topolini che avete fatto un bel servizio, e non solo in quel caso là, perché dimostrate nei vari giardini e quant'altro. Esatto. Sicuramente i problemi oggettivamente ci sono, ma vi assicuro, io ribadisco, ho preso Roma come posso prendere altre città viste e non per sentito dire, che dove la situazione è un po' così. Per quanto riguarda il porto e la ferriera, torniamo ai soliti discorsi. Spero, non spero. Il mio pensiero è che l'area caldo deve essere assolutamente chiusa, appunto, basta senza ma. In egual misura, come ho sempre detto, la riconversione dei lavoratori dentro, perché vogliono dire famiglie, che questo non va Certo. dimenticato, e che hanno la possibilità, quella riconversione, perché non sono un esperto, ma mi risulta che per solo la bonifica dei terreni e quant'altro sono circa 10 anni, parlavano all'epoca, per ribonificare tutto, cioè il lavoro poi per chi subentra deve essere garantito e il lavoro c'è. E poi lascio a chi ha i compiti più alti, le poltrone più alte, sta di fatto che, come dico sempre, meno promesse e più fatti e soprattutto sincerità quando si vuole Col affermare cittadino qualcosa. soprattutto, Ma perché quindi, ovviamente è chiaro, sempre il diretto è il diretto interessato interessato, di la zona di qualsiasi. Servola la conosco benissimo, inutile che vado a fare qui, andavo a dormire in tenda, ho partecipato a tutto quello che si può, sono sempre pronto a dare una mano, però diciamo che secondo me i tempi adesso, e lo stesso cittadino, capisco, non vuole più sentire le varie spiegazioni immaginabili possibili, ma con l'intelligenza e la buona volontà bisogna trovare una soluzione consona. Poi per quanto riguarda il costo, sinceramente non lo so quanto verrà adesso, ripeto, devono essere persone con altre qualifiche, altre careghe a dare le risposte al telespettatore, che ringrazio comunque. Molto bene, sentiamo il prossimo allora, il telespettatore. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno a lei, signora. Prego. Sì, senta, io vorrei parlare con il suo ospite dei affitti dell'Ater. So Certo. che un suo collega di partito, l'avvocato Claudio, mi sfugge il cognome, si è Giacomelli. interessato qualche volta a qualcosa. E noi ci mandano delle bollette d'affitto da capogiro. Chi ha 600 euro di pensione, come può pagare 200 e passati d'affitto? L'Ater ci ha mandato però delle circolari, chi le persone sole, chi ha 10.000 euro all'anno di reddito, che gli veniva 25% di meno, invece che di meno hanno messo di più.
Noi però non siamo tutelati di nessun, niente con gli inquilini, perché mandano i conti, non so chi controlla, e le ditte delle pulizie vengono, tirano il tappetino e scappano, viviamo nella sporcizia, però paghiamo, io non so come, so che non siamo tutelati, non abbiamo, nessuno controlla i conti né niente, là per mangia e basta. Quando andiamo a protestare ci trattano pesci in faccia, non so io se insomma, se qualche partito insomma si fa avanti e vede come pagare, come fare con queste cose qua. La ringrazio, arrivederci. Grazie signora, grazie, buongiorno. Grazie allora, a lei. Non è la prima volta che sento parlare di problemi di questo tipo. Neanch'io. Neanch'io. Allora, il discorso, io mi occupo di ATER, Fratelli d'Italia, è il partito in assoluto che si è mosso per tempo e da tempo che porta avanti per quanto chiaramente può tutta una serie di aiuti, nel senso di informative. Abbiamo il sportello del cittadino che riaprirà adesso col primo di settembre, dove che io stesso me ne sono occupato tempo addietro assieme alla la signora che accennava a Claudio. Claudio si riferisce a Claudio Giacomelli, certo. E ci siamo occupati, tra l'altro non voglio star qui perché il problema ATER, come ho già detto altre volte, mi sembra anche a te e ai tuoi colleghi qui, è un problema che ci vorrebbe minimo 3 puntate di fila per andare a spulciare tutto quanto. Sta di fatto che la signora può venire giù con l'apertura dello sportello nel nostro sportello di Fratelli d'Italia, e io tra le varie idee, visto che mi occupo di questo problema qua, ho chiesto, poi bisognerà vedere, ci sarà il nuovo quadro di amministrazione, sappiamo benissimo che il dottor Ius va via, quindi per cui ci sarà un nuovo direttore, ci sarà un nuovo consiglio di amministrazione. Io, come ho detto sempre, bisogna mettere a mano con varie iniziative condivise sia dal lato, diciamo, tra virgolette, la società, ma anche da chi occuperà le poltrone giuste, bisogna mettere a mano al regolamento assolutamente. La mia idea, una delle mie idee, naturalmente ho fatto tanto di relazioni, perché faccio le relazioni, ogni mese presento una relazione, chiedevo una figura cuscinetto chiamata tra quella che è l'azienda ATER e i residenti, una figura tra virgolette imparziale, un intermediario, perché va detto che nelle varie segnalazioni ci sono le segnalazioni, quelle cosiddette come un po' succede su Facebook, anche magari non dico fake, ma altamente, altamente non vere, un po' troppo elaborate. Okay. E questa figura deve fare un po' tramite, nel senso di vedere la realtà, il problema per com'è, e intercedere con l'azienda ATER. Questa figura cuscinetto, un po' tipo una sorta di difensore civico, usiamo il termine, che però deve essere a conoscenza. Non è male come idea. Ogni tanto qualche criceto se muovi, e quando il criceto se muovi qualche volta, oltre a qualche monada, spara fuori qualche roba buona. Battute a parte, però questa è la realtà, no? Perché oggettivamente la signora ha detto, sa, dove ci si rivolge? Sì, loro hanno i sportelli, però obiettivamente si è visto nel caso degli aumenti della prima volta, dove Fratelli d'Italia si è mossa, aveva chiesto per le persone single, tra virgolette, o mononucleo familiare, oppure che hanno erano successi diversi tipi di problemi per i pagamenti e quant'altro, si è cercato di trovare degli abbassamenti. Faccio un esempio, anche abbiamo fatto come Fratelli d'Italia l'alzamento a 5 anni minimo di, tra virgolette, per richiedere l'accesso a bandi di concorsi di alloggi popolari. Bisogna sicuramente c'è bisogno
di questo tipo di figura che io la tra virgolette l'ho partorita, usiamo questo termine qua, e adesso però ribadisco, siamo sempre là, bisogna vedere chi e cosa hanno intenzione di fare. Dal mio punto di vista, l'ISEE per esempio, e poi chiudo perché altrimenti ripeto viaggiamo su tempi biblici, l'ISEE io ho da sempre detto con questo tipo di modalità non può essere in assoluto la Bibbia, se vogliamo usare questo termine, che deve far fede assolutamente, no. Anche là ci sono delle cose da andare a vedere, cambiare un attimo, ci sono dei parametri che non stanno in cielo in terra, e ci sono casi come questo della signora, faccio un esempio, dove uno ha una pensione minima e quant'altro, oggettivamente, perché non è solo l'affitto per se stesso, perché dopo l'affitto ci si dimentica, o qualcuno vuol dimenticare, che normalmente una persona paga la luce, normalmente una persona paga la bolletta del gas, per esempio, sì. E allora non è solo quella cifra, ma le spese in generale, alle volte io sono da sempre, mi batto, questa è una delle mie battaglie sociali, e fine mese, non fine mese, dopo il 15 già comincia a essere dura. Ma in alcuni casi è proprio così, effettivamente. Sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Sono Salvatrice, buongiorno Corrado. Ah, buongiorno, buongiorno signora, buongiorno. Buongiorno. Dica su Via Vigneti, dica. Allora, mi volessi sapere, questa, perché siamo prima di tutto, siamo stufi. Secondariamente è una vergogna, siamo abbandonati, perché siamo abbandonati, c'è una zona di persone anziane che no, veramente non che ne possiamo più. Allora, mi dice questo, l'altra settimana ho ricevuto una telefonata e questa telefonata è stata rivolta al signor sindaco per la via Vigneti, essendo la sa che c'è quel famoso muro della banca, e ha detto che è stato comprato. Adesso non sappiamo. Mi intanto non vi abbandono. Lo so che lei non l'hanno abbandona, però siamo un poco. Mi intanto non vi abbandono. Qua ho il progetto nostro, sì, che era stato preparato quella volta. Sì. E non so. Sinceramente bisognerebbe chiedere eventualmente se qualcuno va a vedere la puntata che lei si riferisce per vedere la dichiarazione che sembrerebbe stata fatta dal sindaco, dove si interessa al terreno che non è di proprietà comunale ma di una ditta di Milano. Al momento mi sono messo in contatto con l'assessore di appartenenza a questo tipo di problema, non risulta nessuna dicitura scritta o comunque richiesta scritta, ma risulta anche negli uffici tecnici che stanno cercando una soluzione per il problema, noto problema di via Vigneti, dove voi avete fatto ampiamente con Gulotta, ma comunque come emittente già più di una trasmissione o di servizio, per essere preciso, che è un problema dal mio punto di vista sociale enorme. Enorme. Poi le lascio la parola e spero, io ne ho provate di tutte, con mozioni e interessamenti, proprietà del terreno, abbiamo ero nell'ufficio di Ius, del dottor Ius, con un'altra persona tra virgolette competente, comunque siamo andati su e abbiamo avuto una bozza, nel senso che l'ATER si rende disponibile a cercare una soluzione, no? Che chiamiamola di una convenzione. Siamo più di così, sinceramente, e non so cosa fare. Non mollo, poi le torno la parola, non mollo, però stiamo a vedere cosa portano
questo chiamiamolo interessamento di trovare una soluzione consona. Con Varecchia, ripeto, Massimo Varecchia, le abbiamo studiate un po' tutte, ora continui lei che va bene. Benissimo, allora la senta, perché adesso noi, dell'estate, siamo in estate, ma la pensi in inverno, e noi che avevamo il ghiaccio qua, la neve, come andiamo fuori? Perché noi abbiamo chiesto un pulmino, non è stato dato, gli abbiamo chiesto di mettere una corriera piccola, non è stata accettata, una soluzione bisogna trovarla, perché per me è una vergogna, mi scusi, sono arrabbiata. Che credo, perché signora? La gente anziana con le stampelle andare a fare la spesa, le si rendi conto? Non è possibile, 7 mesi che noi siamo in mare, in alto mare, è una vergogna. Posto di far tutta la Trieste, che lei se la arriva a capire, e potessi anche venire a pensare un po' a noi, perché qua è una zona di persone anziane. E penso che sia un poco schifo, dammi scusi della parola, perché sono proprio arrabbiata. Ma immagino, arrabbiata. Signora, grazie dell'intervento, adesso dopo grazie la pubblicità buongiorno. Commenteremo quanto detto. Buongiorno a lei, signora. Allora andiamo in pausa pubblicitaria, poi ritorniamo fra pochissimo. E andiamo a pubblicità. E rieccoci a Sveglia Trieste con Corrado Tremul, consigliere della settima circoscrizione. Rispondiamo brevemente dunque alle considerazioni. Sì, concordo, la passo via brevemente. Uno degli esempi che dicevo prima, che i parametri ISEE devono assolutamente, dal mio punto di vista modestissimo, cambiare. Uno degli esempi, che non sto qui ore e ore ad elencare delle problematiche, è questo, dove oggettivamente anche la persona anziana che usava una volta avere i 5.000 euro in banca, per purtroppo se fai i corni, ma funerale o imprevisti e quant'altro, si trova di fronte ad avere non pochi problemi col discorso ISEE. La segnalazione io la condivido al 100% e spero chi avrà il potere di farlo ci metta mano. Allora, dalle mail una persona dice, vorrei chiedere al consigliere Tremul di chiedere al Comune di Trieste, visto che chi ha comprato le case di Poggi, paese attirato dalla piscina, biblioteche eccetera, mai realizzate, di farsi promotore per un servizio biblioteca, un centro di socializzazione o simile al posto dell'ex anagrafe, visto che resterà vuota e l'area ancora più deserta. Quindi interventi in comune a favore di costruzione di zone di socializzazione. Ma assolutamente, adesso vedremo, intanto rimarrà, detto per il momento siamo là in via Paesello, poi ci sarà la nuova sede in via Macelli, ne parleremo in circoscrizione come abbiamo sempre fatto, cerchiamo di portare avanti iniziative sul territorio, lo faremo anche per altura, altre problematiche, altra zona che è diventata un dormitorio purtroppo con servizi pochi, assolutamente sono sempre favorevole a portare avanti un aiuto sul territorio dove le realtà o vengono chiuse o verranno chiuse. Ne parleremo in circoscrizione, la ringrazio. E poi un'altra segnalazione di Graziella, che ci saluta e ci fa i complimenti, noi la ringraziamo. No, assolutamente sì. Sempre troppo gentili i telespettatori, e chiede, alla luce di una nuova governance dell'Ater, sarebbe quanto mai auspicabile un posto in consiglio di amministrazione del signor Tremul. E la miseria. Richiesto a gran voce, visto che per la sua conoscenza e preparazione dalla maggioranza silenziosa delle persone che sa quanto si spende per il sociale e per il bene del prossimo, ci si può impegnare in tal senso, ci chiede. E poi un problema che sta a cuore alla signora, per la sicurezza dei bambini e delle persone, il controllo amianto nelle scuole, abitazioni eccetera, le bonifiche sono necessarie, cosa intende fare per monitorare questo terribile killer silenzioso, ci chiede sempre Graziella. E poi dice anche Forza Unione. E chiede una curiosità, sabato gioca la Juventus, squadra del cuore
del conduttore, come fa a saperlo? Evagamo le cimici. Mi chiede per chi farò il tifo, ovviamente in questo caso farò il tifo per la Triestina. Assolutamente sì, senza se, senza me. Anche poi giocando in categorie diverse non ho neanche il problema, di conseguenza faccio volentierissimo il tifo per la Triestina, squadra che peraltro adoro in ogni caso. Quindi, bravo. Però lasciamo spazio adesso alle richieste che hanno... Sì, assolutamente sì, cerco di essere succinto. Allora, innanzitutto saluto Graziella, Claudio, tra l'altro so che sono vostri telespettatori affezionados ed sono persone che si spendono anche loro mandando oltre segnalazioni email, so che vanno anche spesso sul giornale, si occupano di sociale che è quello che è la cosa che a me è più cara e fa parte del mio DNA. Fanno bene a fare il discorso dell'amianto, visto accennato anche prima del telespettatore quando c'erano gli abbattimenti. Io stesso sono in possesso del tesserino, perché nel centro di lavoro di via Gravisi c'era stata segnalazione dell'amianto, tra virgolette, nelle infrastrutture, ma ricordo anche nella casa di via Boito c'era la napa, ieri la napa, che dentro aveva un po' l'amianto, era dappertutto. Ben venga essere sempre sulla breccia, cercare di estrapolare più notizie possibili, fare il tantan, perché l'amianto ha fatto e sta facendo danni allucinanti. Un grosso in bocca al lupo alla famiglia di Graziella e Claudio, perché so che a livello di salute anche buon Claudio purtroppo sta combattendo anche lui, quindi per cui è un problema enorme, assolutamente, e sono vicino, come ho detto prima, su certe cose ne so qualcosa, e si deve spendere e parlarne sempre di più. Per quanto riguarda il discorso ATER, grazie per i complimenti, non so se chi di dovere prenderà in considerazione la mia figura, non ho idea, non so. Vedremo cosa succederà. Chi vivrà vedrà, bello sarebbe intanto che si cominci ad ascoltare un po' quello che dico. Ascoltiamo adesso invece il prossimo telespettatore, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottor Paladin, buongiorno Corrado. Buongiorno. Buongiorno. E volevo esprimere il mio ringraziamento al signor Corrado per aver partecipato al 2 di agosto alla manifestazione che si è svolta in città a Trieste riguardo alla verità per i bambini strappati, come privato cittadino. Grazie Corrado di esserci stato, di aver portato la tua, diciamo così, la tua... È stato un onore! È stato un onore senz'altro per noi averti. No, io star con voi! In quel tempo, inclemente, perché diluviava... Gavettoni! In un modo tremendo. Sei una persona splendida e comunque, nuovamente, porgo i miei ringraziamenti a te, alla tua persona, e continua così Corrado, che sei veramente un grande. Grazie Corrado e buona giornata a tutti. Buongiorno. Beh, fa sempre piacere ricevere complimenti, considerazioni sul proprio impegno, giusto? Sì, ringrazio voi. Sei commosso, ti vedo quasi commosso. Ma è sempre una... perché poi alla fin fine la gente parla, no? Ho già detto, c'era già venuto qualcuno, per dire la verità, in trasmissione a dire che Corrado ha gli amici, si fa chiamare. Insomma, questo è l'ennesima riprova. Adesso io non so con che persona stavo sinceramente parlando, io lo ringrazio, per me, ribadisco, è stato un onore essere con le persone, perché io, adesso, sempre veloce, però, era una giornata allucinante. Avevo due bimbi, c'erano diversi, però avevo due bimbi dietro di me, totalmente bagnati, perché l'ombrella non serviva un cleans, perché col vento in traversa, la pioggia, erano totalmente bagnati. Beh, per una causa giusta, un problema secondo me
allucinante, perché quello che è stato fatto, io non parlo di politica, me ne frego nel vero senso della parola. E oggettivamente quello che è stato fatto, la magistratura farà il suo corso, spero che certe cose dal mio punto di vista non vengano fuori, perché togliere i figli a una famiglia che sia di madre o padre single o comunque famiglia, i figli non si toccano, non si devono toccare, persone anziane, bambini, donne, io su certe cose divento un po' così. Io invece vi ringrazio voi, nel mio piccolo ho partecipato perché ci credo, è stato un onore essere là e un plauso assolutamente a tutti i partecipanti e a chi ha organizzato. Io sono andato da semplice cittadino, pur essendo un consigliere di Fratelli d'Italia, ma anche se ero rappresentante del Costalunga, poco cambia, una causa giusta. Molto bene, andiamo a sentire la prossima telefonata, velocissimo. Pronto? Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo telefonato anche ieri, desideravo se mi chiamava l'assessore Carlo Grilli per un problema, diciamo che avete già parlato, di quanto abbiamo d'affitto, quanto c'è di pensione. Con invalidità, con un lavoratore, abito Largo Nicolini. Largo Nicolini. Sotto di me ho Zombatta, con le borse di spesa. Mi hanno dato per un anno la spesa e adesso dicono che non mi appartiene più. Torno a ripetere, con un lavoratore, con 5%, ho 73 anni. Sembra impossibile che non ci sia nessun coso. Vedo che qua extracomunitari non ne mancano, che vengono a prendere la spesa. A me, che abito attaccata all'ufficio, non mi danno... Pronto? Pronto? Intorno a me, Largo Nicolini, noi abbiamo i negozi, dovrei andare con l'ambulatore fino a, come si chiama quella via? Via di Leo, andare in salita e in discesa con un deambulatore? Cioè, è impossibile che non posso riuscire a tenere, sono incazzata col comune io, sinceramente, perché su 640 euro o si paga l'affitto, la luce, acqua e gas, o si mangia. E in più mi hanno rinfacciata che vado a pranzo a Litis, ma solo il pranzo e la cena con dove la faccio? Sento, tra l'altro, la ringrazio signora. Grazie signora, buongiorno. Sono conoscente con Salvatore Paolo, non è riuscito a far niente. Adesso cercheremo di risponderle, signora. Grazie, buongiorno. Grazie. Tra l'altro si sentiva un po' intermittenza. No, io sentivo sinceramente intermittenza, me ne scuso con la signora. Ho capito che ha interessato ieri, ha chiamato durante la trasmissione, c'era l'assessore Grilli. E aveva detto che forse chiamerà oggi, chi meglio di lui può rispondere su questa tematica. Anche sulle politiche sociali. Anche politiche sociali. Certo. Quello che mi lascia sicuramente perplesso è il discorso che, se non ho capito, però ribadisco, non capivo bene la telefonata, che aveva un servizio che le portavano a casa la spesa e adesso non glielo danno più. Ecco, questo sono riuscito a capire. C'era qui l'assessore Grilli. È arrabbiata col comune adesso. Esatto, quindi per cui ha fatto bene a chiamare ieri. Io l'unica cosa che posso fare è chiamare a mia volta l'assessore Grilli, perché ribadisco, non capivo bene, ho captato solo alcune cose. Il certo è che se una persona anziana, torniamo sul discorso di prima e vale per tutte le problematiche, i nostri anziani devono arrivare per prima e devono essere tutelati, punto. Assolutamente, bene, sentiamo già la prossima telefonata. Pronto? Ostia, Eva. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Indovina chi che sono, Corrado?
Urca miseria. Ascolta una cosa. Sì. Volevo dirti una cosa. E riguardo quel signore che ha detto delle case di via San Suo di Bosco 22. Ciao Dino. Sta facendo il passaman. Ciao Dino. È già in lavoro. E sei già in lavoro? Volevo dirti. Dopo volevo ringraziarti degli auguri che te mi hai fatto. Però... E dopo, dopo aspetto che andremo a fare un bel rebecchini e ti. Ostia. E dopo quando che te voglio andremo a portare o te che porterà con tre borsoni dei giocattoli per i fiori. Sono sì. Dino, ciao bello. Dino, solo un attimo, grazie, adesso che riconosco su. Ha messo giù. Bon, chiamerò. Grazie Dino, buongiorno. Ringrazio Dino per i complimenti, becchito un'altra così, dici che mi chiama gli amici. Però ho captato, non sono riuscito, il discorso sembra che era in lavoro il passamano. Sì. Stava, se non ho, poi io il numero poi mi informo per la chiamata prima del passamano del discorso in Ponziana. Poi se conosci la persona che adesso, ovviamente. Sì, ok. Bene. Allora stato... saluto anche che poi tra l'altro era un problema tra i vari che ci siamo seguiti assieme, sì. Anche Marco Songiusto e il loro gruppo, perché sul discorso ATER ci sentivamo spesso e le problematiche poi alla fin fine come sempre in linea di massima purtroppo collimavano erano quelle, erano mi quelle. Dica mi allora, dica dottore allora caro consigliere De Briscoli a 37 la medici le passo una mail e poi ti passo una mail e poi sentiremo sì. Anche al telefono il telespettatore. Buongiorno, chiedo se sarebbe possibile far rimettere in sacchetta almeno una serie di cassonetti e rifiuti per coloro che hanno la barca sui pontili. Attualmente ci sono solo i cestini alle fermate dei bus e soprattutto di domenica si trasformano in depositi di rifiuti vari. Oggettivamente su questo non so, non ne so, però mi costa nulla girare la segnalazione ad qualche consigliere nostro che ha la circoscrizione, tra virgolette, usiamo il termine che poi anche è vero perché siamo il primo interfaccia sul posto, che è la circoscrizione sotto mano, come si dice, ok, segnalerò se è possibile, why not? Poi un'altra mail velocissima, come è possibile che il reddito di cittadinanza, un aiuto che viene dato dallo Stato, il prossimo anno venga conteggiato sull'ISEE? Così facendo, se oggi prendo 500 euro, il prossimo anno me ne daranno 150. Grazie e buongiorno a voi, ce lo comunica Patrizia. Ecco, Patrizia ha posto l'esempio, che ribadisco, io poi il sistema ISEE l'ho criticato dal primo giorno, che si ventilava l'opportunità, l'ho detto anche in comune, per me l'ISEE ha dei suoi problemi, viene utilizzato purtroppo per varie cose, non solo inerente agli affitti ATER, ma per qualsiasi cosa, per quando si portano le domande, anche per i contributi e quant'altro, dal mio punto di vista va rivisto. Sicuramente... non ci siamo. Poi, come ho detto prima, chi ha la sedia sotto il posteriore dovrà, se vorrà, cercare di far qualcosa per cambiarlo. Sentiamo già allora il prossimo telespettatore. Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Sono Esther. Buongiorno Esther. Buongiorno. Posso parlare signora a livello nazionale? Saluti a tutti, entrambi e anche il suo ospite. Grazie. Io sono vicino alla sua parte politica, ma sono della Lega, tanto proprio ormai l'hanno capito anche i muri. Però voglio dire una cosa, io quando sento che vogliono fare questo inciuccio, e lei mi sembra che sia abbastanza, posso dire, energico, lei cosa pensa? Dobbiamo prenderci questa mucchiata silenziosamente o dobbiamo protestare in qualche maniera? E se dobbiamo protestare, come? Grazie signore. No, momento, vorrei sì, anche scusa. Dire, io sinceramente la trovo talmente innaturale e che ci fregano sempre, cioè voglio dire, non sono stati votati, solo i 5 Stelle sono stati votati, ma il resto, ma da dove viene? Ma scusi, è più Europa, UDEU, ma no, da dove, ancora il Partito Socialista stamattina ho sentito che anche il Partito, ma stanno riprendendo le vecchie cariatidi, ma stiamo scherzando, non possiamo più, desidero un commento, se mi permette, vedo che è già nervoso quando...
No, il signore, ma è nervoso contro di me o è nervoso per questo motivo? No, no. Auguro un po'. No, no, contro di lei. Eccolo. Buona giornata, no, Esther, grazie. Io sono preoccupata, le dirò che sono preoccupata. Anch'io. Un saluto, un buon Ferragosto a tutti quanti. Altrettanto, grazie. Buon Ferragosto a lei. Succinto, veloce, il popolo ha il diritto e il dovere di andare a votare. Governi, governicchi, tecnici, non tecnici, aborti che hanno creato non pochi problemi a questo paese. Siamo in democrazia, così dicono, tra virgolette, così dicono. Si vada al voto, vinca il migliore, con la speranza di aiutare questo paese che sta vivendo un momento, dal mio punto di vista, molto critico, parlato tanto e male, i problemi delle persone. Io non amo parlare di politica e mi taccio. La gente mi conosce, sa benissimo come la penso e di che parte che picco in Triestin, usiamo questo termine. E i problemi sono tanti, tanti problemi nel sociale, e sono stufo di ciacole e voglio fatti. Chiudo, no? Mi si permetta, poi in velocità ho risolto un problema in via d'Alviano, grosso problema. Che anche qui mi allaccio e richiudo, parlerò un'altra volta delle cose che sono riuscito a fare, il tempo è tiranno, però qua è un esempio lampante di come si usa lavorare, tra virgolette. C'erano delle persone, ci sono tre condomini in via d'Alviano, mi sono recato sul posto e praticamente nei giardini era una discarica a cielo aperto dei lavori edilizi. Un po' mi riallaccio al discorso che ha fatto la persona a Borgo San Sergio, sì, che rompendo hanno rotto sul posto polvere e quant'altro, rumore, e chi ne ha più ne metta. E non solo, avevano lasciato appunto una discarica in realtà, le persone non potevano scendere in giardino perché c'era di tutto, le foto naturalmente. E tutto questo generale. Tutto il materiale, tutto quanto, anche dai calcinacci a tutto quanto. Bene, la persona ha preso nota delle varie ore di lavoro, cosa è stato lasciato, una persona che io ringrazio, faccio il nome, solo il nome, la signora Elisabetta, e mi ha fornito tutta una documentazione che io ho riportato agli uffici ATER, è stato messo in protocollo. Ringrazio le persone dell'ATER che sono state coinvolte, mi riferisco dell'interno, che si sono mossi subito perché era una cosa palese, un cantiere di scarica lasciate, e sono dati a mettere a posto. In più continueranno, così avviso, anche i lavori inerenti, perché il tutto era dovuto alla costruzione, l'installamento, usiamo il termine, degli ascensori in case vecchie, no? I lavori continueranno, verranno posti anche i serramenti, però è un po' quello che dicevo prima. Io non cambierò mai idea, queste ditte, qualsiasi lavoro che fanno, oggettivamente con queste gare d'appalto fatto a ribasso, questa è la realtà, e vale il stesso discorso catinare, insomma io starei qui diverso tempo, devono essere controllate. I lavori, tu, ripeto, vinci la causa, vinci l'appalto, hai la gara, fai il lavoro, finisci di fare il lavoro prima di prendere i soldi. Questo è il mio punto di vista, ignorante, non so se si può fare, non si può fare, non me può fregare meno. Questo deve essere fatto, vengono controllati, fatto, pulito, tutto funziona, ok, prendi i soldi. E non subappalti. Questo è quel che dice... Beh, molto chiaro e diretto. Sì, bon, è il tremul. Bene, andiamo avanti con la prossima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo ritornare alle telefonate della signora di via Nicolini. Io sono una volontaria del centro di Don Vatta e lavoro proprio in quel centro dove abbiamo le borse della spesa. E volevo dire che appunto il periodo dura un anno per elargire questa cosa, però poi se la necessità continua basta tornare nell'ufficio e rifare la domanda, e in caso di necessità la cosa viene ripristinata, per cui basta andare là a presentarsi. Ok,
Va bene. Sì, la ringrazio. Grazie. Così ha risposto lei alla signora di prima. Praticamente, allora, se ho capito bene, basta ripresentarsi presso questa associazione e fare richiesta, perché eventualmente dura un anno, e da qui nasce il discorso che la signora aveva detto, la telespettatrice di prima: dopo un anno non mi portano più la spesa. Così. Così ha Grazie risposto per anche... la risposta. Allora, in attesa di un'ultima telefonata o di un'ultima Ostia. Mail, abbiamo proprio gli ultimi 5 minuti assieme, anzi meno, a te non piace parlare di politica, no. Ma io sono un birbante e ti chiederò proprio di politica invece. Volevo sapere cosa ne pensi, ma proprio un accenno breve di questo diatriba tra 5 Stelle e Lega, che sta un po' anche prendendo le cronache di tutti i giornali, questa crisi di governo, come... La crisi di governo attuale, ho detto prima, preoccupa il paese. Dal mio punto di vista non è messo bene. La diatriba romana la lascio ai romani. Sta di fatto che, come ho sempre detto, questo governo qua, la sensazione, usiamo questo termine, che è sempre dato di questa eterna baruffa interna all'attuale maggioranza, usiamo questo termine qua, non mi lascia per niente stupito, perché, come ho sempre detto, viaggiavano su due binari totalmente opposti, con alcuni, dal mio punto di vista, piccoli interessi in comune. Quindi, per cui, come ho detto prima, per quanto mi riguarda, si può andare anche domani mattina al voto per l'ennesima volta. E quindi... Il cittadino continua a vivere. E qua mi taccio, continua a vivere con questo. C'è bisogno in questo paese, vinca chi vinca, ma c'è bisogno di un governo che governi per 5 anni, e assolutamente non più, come ho detto prima, né inciucci né governicchi tecnici o quant'altro. I 5 Stelle oggettivamente conosco delle brave persone che sono impegnate, però sta di fatto che la loro incompatibilità era tale. Poi i voti sinceramente del PD persi, io so benissimo dove sono andati prima delle altre elezioni, è innegabile dal mio punto di vista che nelle idee lo vedono tutti i telespettatori, le idee che ha il 5 Stelle sono totalmente differenti a quelle che possono essere le idee della Lega, del partito di Fratelli d'Italia, che da tempo dice andiamo al voto, perché è inutile, non è mai possibile, e poi mi taccio per piacere, è mai possibile che ogni mattina qualsiasi telegiornale, da quando è entrato questo governo, tra virgolette, ogni mattina questo dice a quell'altro, se Salvini, e dopo, cioè, basta, la gente ha bisogno di un governo, di persone che la pensano nello stesso modo, giusto o sbagliato che sia, che portino avanti le proprie idee per risolvere quello che, ribadisco, è un problema annoso, lungo, e io la situazione del paese Italia sinceramente non la vedo tanto bene. Allora, abbiamo 1:18, Ostia. Ultimissima telefonata per il cui presente Corrado Tremul, pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Un saluto a Corrado, sono Gilberto, ex Trieste Calcio Juniores. Corrado, volevo chiederti una gentilezza, se puoi fare un intercedere alla CEGAS per dei bottini in via Rossi 14/3, 4 e 5, che sono messi un metro oltre la linea gialla e stanno intralciando le uscite dei condomini. Infatti la Croce Rossa l'altra mattina ha avuto difficoltà ad uscire e fare la manovra. Tanto grazie, solo ripetimi i numeri gentilmente. Via Rossi 14/3, 4 e 5. Ok, andrò sul posto, vediamo. Eccolo, sono un metro oltre la linea gialla e ogni volta gli autisti... Provo! Ecco, provo. Se riesci a farli rientrare nell'oro, va bene? D'accordo, grazie. Buongiorno. Allora hai 12 secondi. 12 secondi, cerco, provo. Sei troppo buoni, voi mi telefonate tutti a Mimi, vi ringrazio. E mi, come sempre, cercherò, prometto che mi impegno, che qualcosa cerchi di cambiare. Poi chiudo in velocità.
la telespettatrice di Piazzaggio Arizzo, la signora Cinzia, volevo avvisarla che il lavoro inerente al stand di biancheria che lei segnala più volte, ho fatto due righe, è stato messo agli atti e saranno i lavori. Molto bene, ringrazio il qui presente Corrado Tremul per essere stato con noi di Fratelli d'Italia, settima circoscrizione. Forza Unione con noi, buon Ferragosto a tutti! E con noi ci rivediamo per l'ultima mezz'ora, fra poco, dopo la pausa pubblicitaria. A fra poco. Ciao, grazie. E rieccoci a Sveglia Trieste, nell'interno la rubrica Io chiamo Tele4 per le vostre segnalazioni, ne avete già fatte già tante, anche al consigliere Corrado Tremul, che lui ovviamente come sempre cercherà di interessarsi il più possibile, ma come noi di Tele4, infatti dopo la puntata chiameremo anche un telespettatore che ieri ci aveva fatto una segnalazione particolare. Dunque, riprendiamo la nostra rassegna stampa in attesa di telefonate o mail e riprendiamo con le notizie prettamente triestine, in questo caso poi andremo anche a vedere la stampa nazionale per parlare anche un attimo della crisi di governo. Allora, Trieste, Sacchetta, Rive e Sant'Andrea, dove i camperisti prendono tra virgolette casa, occupati gli stalli ad hoc del parco Bovedo, in tanti cercano altre soluzioni e c'è chi in centro piazza tavolini e sedie. La Sacchetta diventa un camping non autorizzato da una decina di giorni, sono tanti i camper parcheggiati in riva Ottaviano Augusto, a pochi metri dalla piscina acqua marina, oggi sotto sequestro dopo il crollo del tetto di 2 settimane fa. L'altra sera i camper in zona se ne contavano 21, e se le soste a pagamento sono regolarmente consentite, non lo è invece l'attività di campeggio visibile sia di giorno che soprattutto di sera. Porte e finestre spalancate, docce all'aperto, tavolini e sedie vista mare. Situazioni simili anche sulle rive, come già successo più volte in piazza l'11 settembre a Barcola. Nel weekend la situazione non è più caotica, la situazione è più caotica, ma anche nella settimana di Ferragosto sono tanti i turisti ad aver scelto di soggiornare con il proprio mezzo in pieno centro. Lunedì pomeriggio in riva Ottaviano Augusto i camper erano una decina, alcuni occupavano due posti auto dopo aver aperto tende e posizionato varie attrezzature. C'è pure chi in pieno giorno si lavava con una pompa sull'asfalto senza troppi problemi. Il numero di case è a quattro ruote, poi raddoppiato di sera quando alcuni hanno sistemato tavolini, sdraio pieghevoli e sedie per mangiare e bere direttamente sul posto. Stesso comportamento adottato da un altro gruppo ancora più numeroso lo scorso fine settimana. Una situazione segnalata da diversi cittadini e portata anche all'attenzione del comune. Sul parcheggio non si possono effettuare sanzioni, ma la polizia locale è intervenuta, fa sapere il vice sindaco Polidori, chiedendo alle persone di togliere tutto ciò che era stato messo fuori, di non campeggiare nella zona. Un semplice ammonimento che pare però non aver funzionato, scrivono sul quotidiano, a meno per il momento, fermandosi ormai da giorni sulla strada. Chi lamenta il comportamento scorretto si chiede anche dove vengano scaricati i liquidi prodotti, visto che l'area non è attrezzata. La sosta, inoltre, vista la mole dei veicoli, sfora comunque le linee blu che delimitano gli stalli, creando anche qualche difficoltà alle auto che di sera, soprattutto quando non c'è l'obbligo del ticket, cercano uno spazio libero per la sosta. Che la prassi di dormire nella zona si è consolidata lo si evince anche dai siti dedicati ai camperisti, pronti a scambiarsi suggerimenti e indicazioni su dove sostare nelle varie città italiane. Non solo, riva Ottaviano Augusto viene indicata con tanto di foto pubblicate come perfetta per la visuale, comoda per il centro, ma piena nei giorni festivi, quindi consigliabile arrivare di notte, secondo i vari commenti scritti. 12 camper presenti qualche sera fa anche sulle rive, a pochi metri dal Salone degli Incanti, anche qui porte e finestre aperte, sedie all'esterno e chi si cambiava tra un asciugamano e un nude look in costume da bagno. Una decina e mezzi anche in piazza l'11 settembre, fronte mare, anche qui lo stile è quello del campeggio improvvisato, in particolare nelle ore serali. Simile situazione anche per alcuni mezzi in viale Miramare, pieno poi nel limite del consentito per i camper. Il Parco Bovedo, sempre a Barcola. Tornando verso il centro città, alcuni mezzi hanno optato in questi giorni anche per il passeggio Sant'Andrea, dove dormire all'ombra degli alberi, mentre l'area del comune di Trieste è destinata proprio ai camper in via
Von Bruck registra critiche sempre nei siti e forum dedicati ai camperisti, definita rumorosa, sporca, scomoda e situata in un punto caratterizzato dal degrado. E potete vedere qua dalle foto del giornale, ovviamente, qui per esempio ci sono i camperisti che stanno seduti sulle loro seggiole fuori sul piazzale, poi anche qua appunto le file di camper che si registrano in questi giorni, in queste settimane. Sentiamo il telespettatore, pronto? Buongiorno, sono in linea. Buongiorno, prego. Senta, qua ad altura non si sente più la voce, è completamente muto. Ad altura non si sente la voce dalla TV? Niente, era bloccato anche il quadro, adesso si vede lei, sì. Però non si sente la voce. Ah. Si è persa la voce. Volevo chiedere anche un'altra cosa, visto che sono riuscita a mettermi in linea. Sì. Sapete qualcosa della strada per Longera? Ho telefonato ieri, però nessuno mi ha risposto. Si vede che non è stata capita la domanda. Perché hanno aperto fino alla piazzola, però dalla piazzola a Longera fino su a Cattinara, non so se i lavori sono finiti o se hanno lasciato le transenne chiuse appunto per dimenticanza, perché devono già aprire alla fine di luglio, no? E... Ci sono dei casi in cui hanno abbandonato le insegne transenne dopo che i lavori venivano finiti. Non so se ieri. Proprio in quella zona, però non lo escluderei, però non metto bocca in realtà perché non sono a conoscenza. Provo a informarmi comunque. A chi ci può rivolgere appunto per sapere? Perché è sempre chiusa la strada, se uno deve andare da San Giovanni fino su a Cattinara, deve fare tutto il giro del boschetto. Beh, potrebbe per esempio contattare tramite mail, basta andare sul sito del comune, per esempio penso all'ufficio dei lavori pubblici, ad esempio l'assessorato ai lavori pubblici, oppure direttamente al comune. Ma se lo potreste far voi sarebbe ancora meglio, perché io con le mail non è che è molta pratica. Ecco, sì, certo, provo a informarmi io stesso e domani darò comunicazione, dopo domani perché sì, domani sì, beh, logico, non c'è più mura, mai giorno più giorno meno. Un'altra cosa, qua, saranno fuochi domani sera forse? Come, scusi? Faranno dei fuochi d'artificio domani sera? Dovrebbero non esserci registrati, però sì, ma dovrebbero essere non sonori, cioè non con i botti forti, in modo tale anche da non disturbare gli animali. No, ma l'importante, insomma, volevo sapere se ci sono. Anche per sì, 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 ci sono, ci saranno i fuochi d'artificio. Ecco, se potete risolvere il fatto della voce, perché io vi seguo sempre ogni mattina, se potete risolvere... Va bene, adesso ovviamente non posso assentarmi e devo continuare la rassegna stampa, certo. Chiederò agli operatori e ai tecnici se effettivamente registrano anche loro questo problema. Io vedo lei che parla, no? Se lo vedo così, però apre la bocca ma non si sente niente. Ho capito. Comunque, beh, grazie anche per questa segnalazione, è importante sapere queste cose. Grazie mille. E buon Ferragosto comunque. Altrettanto, buongiorno, salve, buongiorno. Allora, spero che questa cosa della voce effettivamente non sia compromessa per i telespettatori a casa, perché sennò la mia rassegna stampa è totalmente inutile in questo momento. Quindi chiedo se la regia mi può confermare o meno, no? Se veramente non siamo sentiti o se invece è un problema di ricevitore dell'apparecchio della signora, delle persone, perché sennò la situazione sarebbe alquanto problematica. Sentiamo già la prossima telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io le dico subito che la voce si sente forte e anche chiara. Ah, ok, fantastico. Grazie. Allora, ottimo. Volevo segnalare una piccola imprecisione della strada per San Giuseppe della Chiusa. Volevo dire solo che c'è un pavimento veramente che non si può vedere, cioè c'è 8 anni che va avanti là, mi parte le sospensioni ogni volta, guarda. E mico segnala il piccolo, Gocciamà, in comune, insomma. Allora go provare, c'è l'ultima spiaggia, non so come dire. Certo, allora mi ripete la via un'altra volta per cortesia? Strada per San Giuseppe della Chiusa, c'è tutta una mega salita e sì, si arriva fino a Log, insomma, quei posti là. Ok, San Giuseppe della Chiusa. Chiusa. Allora, lei si chiama? Signor Romano. Ok, allora, magari adesso non le mentirò, ovviamente domani no perché è Ferragosto, però magari nei prossimi giorni potrei richiamarla per venire in loco casomai e vedere. Guardi, è già tanto, è già un trionfo per me, la ringrazio. Ah, ma si figuri, anzi ci fa piacere se possiamo aiutare in tal senso. Quindi dovrebbero aver registrato il suo numero dal quale sta chiamando ottimo. In centralino, quindi in ogni caso venerdì massimo sabato cerchiamo di recuperarci e di sentirci. Lei...
Lei è una persona veramente d'oro, grazie. Grazie, troppo gentile. Signor Romano, giusto? Signor Romano, esatto. Okay. Perfetto, va bene, dai, a risentirci allora, grazie. Grazie, salve, buongiorno. Buongiorno, buona giornata, grazie. Bene, allora, prima di queste segnalazioni noi stavamo visualizzando appunto sul piccolo, sul quotidiano locale, la situazione dei camper, che è assolutamente, sta diventando una cosa un po' ingombrante appunto, perché addirittura ci sono poi gruppi Facebook dove i camperisti si consigliano su dove andare, come, quando e perché. Comunque, insomma, si sta lavorando per arginare il fenomeno anche dei parcheggi, eventuali parcheggi abusivi, eccetera, eccetera. Continuiamo sull'argomento. Il mezzo diventa magazzino se la manutenzione è costosa. Qui parliamo di via Von Brucca, Val Maura, la mappa delle strade, delle aree dove si avvistano alloggi viaggianti fermi da tempo, a volte ridotti a carcasse arrugginite. Qui parliamo sempre di camper, ma in un contesto nettamente diverso, cioè camper pare disabitati, camper dove nessuno utilizza, quindi mezzi abbandonati a se stessi o comunque lasciati fermi per forse troppo tempo, arrugginiscono, sono un pugno nell'occhio per il territorio, non c'è manutenzione. Questa per esempio è una foto di un camper datato, da tempo parcheggiato lungo via Cantù, quindi evidentemente quando i fotografi del giornale sono andati a immortalare il mezzo, appunto, e fotografarlo per poi pubblicarlo sul quotidiano, evidentemente avevano già registrato da tempo che quel mezzo era lì fermo da veramente un'eternità. Anche questo può creare disagio. Quindi via Von Brucca, il più grande piazzale di Valmaura, via Caboto, strada del Friuli o via San Pasquale sono solo alcune delle strade dove tutto l'anno i camper sostano e dove, accanto a mezzi che probabilmente vengono spostati ogni anno per viaggi e vacanze, ce ne sono alcuni vecchi, malandati, forse abbandonati o ridotti a vere e proprie carcasse tra gomme sgonfie e ruggine ovunque. In questo caso si tratta quasi sempre dei veicoli che appartengono a triestini, come mostrano anche targhe e adesivi degli stessi, che in molti casi non hanno subito la consueta manutenzione e sono stati lasciati al loro destino, pezzi storici con chilometri e chilometri macinati in giro per il mondo. Quindi, appunto, come anticipato anche prima di leggere la notizia, ci avevamo visto giusto, crea disagio e soprattutto l'abbandono di questi mezzi, insomma, ecco, favorisce col passare del tempo ruggine e il formarsi di situazioni non molto gradevoli. Sentiremo la prossima telefonata, ma devo assolutamente mandare la pubblicità, chiedo di pazientare giusto un minutino. A fra poco. E rieccoci a Sveglia Trieste. Allora, subitissimo un commento da fare al volo, anzi una segnalazione che faccio io in realtà, per il signor Romano che ha chiamato prima per San Giuseppe della Chiusa, per quella via che aveva il pavimento disastrato, dissestato. Chiedo cortesemente in realtà di richiamare, di lasciare il numero, perché il numero non è stato rilasciato, di conseguenza non saprei come ricontattarlo nei giorni a venire, nei giorni successivi. Quindi se per favore può richiamare proprio a Sveglia Trieste e lasciare il numero, oppure a anche chiamare in redazione, insomma, noi di Tele4, e risponderemo e registreremo appunto il suo recapito telefonico, così da poter intervenire nei prossimi giorni. Sentiamo ora il prossimo telespettatore. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Nino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, state parlando di camper, di viaggianti, di altre cose, traffico. Sì. Allora, giustamente i camper che stazionano nelle zone della marina non sono regolari, questo lo dobbiamo dire. Uh-huh. Cioè, se sono regolari, non sono regolari quello che fanno, quindi andrebbero sanzionati. Ma lì chi va? Chi mandate? Però in altri posti, come ha fatto vedere lei una foto di un camper lasciato lì, sì, e il camper paga l'assicurazione, è come un'autovettura, non ha problemi di vincolo di parcheggio, a meno che non abbia le famose strisce stradali che gli impediscono la permanenza, perché è troppo largo, troppo lungo. Certo. E questo è un discorso. Cosa che succede, e mi è successo a me personalmente, in via Boegan, dove un piazzale sopra in alto
prima della via Timiano, che sì, è un ristorante, lì lato muro della polizia ci sono degli stalli quasi mai usati, però mi è successo di lasciare lì il camper per motivi miei personali e ho preso varie volte la multa. Evidentemente a qualcuno può dar fastidio, però quel qualcuno che è venuto a darmi la multa non ha sanzionato tutte le macchine che da strada di Guardiella, angolo strada per Longera, e arrivando su in via Damiano Chiesa, c'è un divieto di sosta, di fermata, non di sosta, che lì automaticamente ogni giorno, se le vuole passa, vedrà che sono posteggiate le macchine irregolarmente, per l'amor di Dio. Adesso non è che voglio lanciare il sasso, però ci deve essere una regola. Se una regola, certo, è per tutti, deve essere la regola. E quindi io sono il primo, comunque io ho sbagliato, però andare a sanzionare delle cose dove non servono, però nel mentre lì dove servono non vanno a sanzionarle, come a Barcola negli anni scorsi, piazzale 11 settembre, no? C'erano gli stalli dei camper che li avevano messi addirittura lungo il mare, e sì, c'erano camper stazionali di triestini che villeggiavano lì. Non è che lo mettevano lì, villeggiavano lì, era eventualmente per quelli che venivano da fuori per stare lì in stallo una notte, due notti e cose varie. No, questo era. Poi le faccio solo un appunto, visto che andrà forse a San Giuseppe. Sì. Se lei passa dalla polveriera statale la 202, no? Se lei va dalla polveriera al bivio con la via Campanelle, sì, lì abbiamo una tortuosità del percorso, perché ci sono due o tre curve, vedrà che a un certo punto l'asfalto manca e poi riprende, e se guarda a destra vedrà che il muro di terriccio, no, che tiene la strada, ha sempre dei segni di gomma. Lì prima o dopo qualcuno si farà molto male, perché lo sento io quando passo frequentemente, quando piove la macchina alleggerisce l'avantreno. Allora è pericolosissimo lì, basterebbero 10 metri di nuovo asfalto, che non è mai stato fatto. Però la saluto, arrivederla, buongiorno. Grazie anche di questa segnalazione, perché così quando se andremo appunto in quelle zone verificheremo anche quello ovviamente. Allora vado anche un attimo sulle mail, perché era arrivato un paio di mail. Allora, sul Patrizia, sull'argomento camper: questi cari camperisti si sentono spiriti liberi a Trieste, ma quando vanno in Croazia o in Slovenia sono ligi alle leggi di quello stato, hanno paura della milizia, eccetera eccetera, amano Trieste e dicono: ma qua fanno lo schifo totale, la tua libertà finisce dove comincia la mia. Beh sì, assolutamente, concetti giusti e comprensibili. Poi un'altra segnalazione, sempre leggo dalle mail e poi sentiremo anche l'ultima telefonata. Buongiorno, volevo segnalare il pessimo stato del manto stradale di via Carducci, vicino al semaforo di piazza Oberdan, davanti al semaforo di viale Miramare, angolo via Pauliana, rischio di caduta per noi ciclisti e motociclisti. Grazie, e adesso me lo segno anche questo, e andremo sicuramente a verificare, salverò la mail in modo tale da ricordarci anche di verificare questo impegno. Dunque sentiamo adesso l'ultima telefonata, visto che siamo proprio con gli ultimi spiccioli di programma, fra poco chiudiamo, sentiamo l'ultima segnalazione. Pronto? Buongiorno Paladin. Buongiorno. È una juventina che parla al telefono dai tempi di Sivori, per cui buongiorno. Non so, è anche una che va da 40 anni e passa in stadio a ti parla triestina, ma andiamo avanti. Complimenti, bene. Allora, Paladin, sì. Allora volevo dire, no? Il problema dei camper in via Cantù, il maresciallo Fantin della caserma di Colonia, che adesso è in persona, aveva già fatto delle rimostranze verso il comune di quella volta e avanti, sì, per questi camper, perché non solo adoperano un parcheggio, ma come ha detto Nino, se pagano il bollo e tutto è loro diritto, però sono pericolosi per l'incolumità delle persone, perché
otturano proprio tutta la vista sul marciapiede e dietro i camper può succedere di tutto e nessuno se ne accorge, neanche le macchine che passano per strada. Certo. Eccolo. E questo è anche un problema, perché dove ci sono i camper sono alti, specialmente anche sugli incroci, non si riesce ad uscire dal perché non si vede la strada. Sono pericolosi, può succedere di tutto, poteva succedere di tutto 20 anni fa, può succedere ancora meglio oggi, perché è inutile che le dico il modo di il cambiamento di vita di questi ultimi anni. Ecco. Veramente nascondono tutto e dietro questi camper non si sa che cosa succede. Grazie. Grazie a lei, ha ragione, perché effettivamente lo stavamo visualizzando anche prima, appunto, nella ripresa della nostra rassegna stampa. Qui proprio ci sono le immagini di tutti questi camper addossati in varie vie, in varie piazzette. Tra l'altro, ovviamente chi viene da fuori magari dovrebbe prima informarsi e capire dove poterli allocare. Poi ci sono quelli abbandonati, come per esempio questo, che sicuramente possono anche creare, ecco, dei disagi, e giustamente la gente segnala, eccetera. Bene, allora siamo giunti in conclusione di questa nostra puntata di Sveglia Trieste. Abbiamo avuto Corrado Tremol della 7ª circoscrizione come ospite, che ha raccolto tantissime vostre segnalazioni, tra l'altro, e quindi probabilmente, come lui fa sempre, andrà a verificare. Noi abbiamo raccolto anche noi di Tele4 le vostre segnalazioni, che cercheremo di verificare anche noi, informandoci anche con gli uffici appropriati per poi comunicare le novità, come per esempio la signora che ha chiesto della strada per Longera dei cartelli, delle transenne, dei cartelli lasciati là. Questo sarà un impegno che mi assumerò di chiedere già oggi che cosa succede. E poi ovviamente abbiamo ripreso la nostra rassegna stampa con i nostri temi prettamente triestini. Bene, siamo giunti in conclusione, io vi ringrazio come sempre di averci seguito, vi lascio a Sveglia Estate per l'ultima ora assieme e vi auguro ovviamente un buon proseguimento della vostra giornata e ci vediamo dopodomani, alla solita ora. Buongiorno, prendiamo la linea in diretta dalla Ausonia. Accanto a me l'ospite di questa parte di Sveglia Estate, Cristiano Sciaurli, segretario regionale del Partito Democratico. Grazie per essere venuto a trovarci. Come potete vedere, noi siamo in una zona particolare dello stabilimento balneare, perché insomma le condizioni meteo di oggi, che sono fra l'altro in miglioramento, per certi aspetti sconsigliavano di mettersi sul pontile dove eravamo nei giorni scorsi. Allora prima devo dare il numero di telefono a cui intervenire, che è 351 1756 147, del resto è in sovrimpressione, ma lo ripeterò anche eventualmente più avanti. Volendo potremmo dire, no, Sciaurli, che il clima, quantomeno quello di stamattina, era quasi forse una metafora, diciamo così, del clima politico nazionale. Una crisi di Ferragosto forse non si è mai vista, per dire la verità, però insomma la crisi c'è e dobbiamo assolutamente parlarne, insomma. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. È chiaro che siamo di fronte alla famosa crisi ferragostana, che in passato, come giustamente ricordava lei, è sempre stata evocata, ma non è mai successa poi alla fine. Finalmente questo paese non si fa mancare niente e riesce a fare anche la crisi di Ferragosto. Abbiamo avuto delle giornate nuvolose, e non so se stanno tendendo al bello, a dire la verità, nel senso che ieri ho visto un discorso e un dibattito abbastanza surreale alla Camera, con dei rilanci di tagli dei parlamentari, per cui serve un anno e quindi serve comunque un governo, e con delle scelte che ad oggi non ci sono. Abbiamo visto che si è formata una nuova maggioranza, ma assolutamente temporanea, per i lavori d'aula. Vedremo il 20 con le dichiarazioni del Premier Conte,
se questo governo intende andare avanti e se ci sarà davvero una fuga di Ferragosto. Fuga dalle responsabilità e dai disastri che ci attendono da settembre, perché è questo che credo interessi ai cittadini, i 100 miliardi che servono trovare, che servono essere trovati a settembre. Tra l'altro c'è un altro argomento di cui noi ci siamo occupati nei giorni scorsi con un servizio. Una crisi rallenta in ogni caso l'attività corrente del governo, benché poi si dica che in realtà essa prosegue, cosa comunque vera, però insomma anche il nostro territorio ha dei problemi, ha delle realtà che insomma rischiano di essere trascinate eccessivamente. Beh, noi abbiamo visto ieri il richiamo sia dei sindacati sia delle organizzazioni datoriali. Dopo un anno e mezzo di questo governo i dati economici ci dicono che siamo sostanzialmente fermi. E le crisi industriali mordono e mordono in maniera forte anche in questa regione, lo vediamo quotidianamente, e avere un governo non di pieni poteri con la necessità di fermare l'aumento dell'IVA diventa davvero un rischio per il paese, cioè rischiamo la recessione, questo è il dato vero, cioè si scappa ad agosto dalle responsabilità di governo e si rischia di consegnare il paese alla recessione a settembre. C'è una prima telefonata per Cristiano Sciauli, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno. Prego, prego, parli pure. Ah, io dovevo chiamare l'altro numero prima, ma non ho detto che potevo chiedere anche su questo numero qua, perché c'è una questione di traffico. E credo che... Facciamo così, visto che è stato così gentile da telefonare, eccetera, dica qual è il problema, poi dopo vediamo. Ecco, insomma, quanto... dire questo. Io sono invalido, però ho il permesso di guidare con il permesso regolare per gli invalidi. Per posteggiare la macchina ho sentito dire che posso posteggiare anche sui posti segnati di blu, senza pagare la tariffa, diciamo, avendo la tabella dell'invalidità, di posteggiare sui posti blu dove si paga, però senza pagare. Non so se questo corrisponde a verità, perché almeno a grado succede questo. Sentiamo, vediamo se il segretario regionale del allora, PD... Allora, ogni città ha la sua società di sosta e fermata e quindi le sue regole, ma credo che abbia ragione il telespettatore, almeno per quello che mi consta sapere, con il tagliandino del disabile esposto sull'auto si può parcheggiare sugli stalli blu senza pagare il corrispettivo dovuto. Casomai poi nel corso della giornata chiederemo ad Esatto e magari daremo una notizia nel telegiornale. A livello Partito Democratico, no? Nell'affrontare la crisi, eccetera, adesso poi si fa un pochettino fatica anche a star dietro alle novità, eccetera. Faccio una domanda piuttosto secca. Non c'è il rischio che quantomeno da questi primi giorni la figura di Zingaretti esca un po' indebolita, nel senso si risente parlare di Renzi, si risente parlare di Franceschini, eccetera, non so, può essere anche che vengano in qualche modo mandati avanti, questo sono cose, però mi domandavo appunto se la figura di Zingaretti potrebbe risentire di questa prima settimana, ecco. Ma sembrerà incredibile, ma posso essere un po' d'accordo, nel senso che noi dobbiamo imparare, anche come partito, che i personalismi che sono importanti, le leadership che sono importanti, rischiano a volte di far venire meno quell'unità che invece i cittadini si aspettano. Abbiamo un segretario eletto, abbiamo degli organismi dirigenti, è vero, e io lo riconosco, abbiamo un partito democratico a cui piace discutere e dibattere al proprio interno. Se facciamo il parallelo con gli altri partiti, pensiamo alla Lega Nord, io non ho visto nessuno che ha messo in discussione la scelta di Salvini rispetto a far cadere il governo, ma al di là di questo noi vogliamo discutere ed è giusto discuterlo, però io credo che debba essere il segretario in questo momento a mettere in campo la linea e non i personalismi di altre figure.
E questo secondo me un po' ci ha danneggiato in questo momento. Era il momento in cui il Partito Democratico voleva dimostrarsi unito e dire: questa maggioranza scappa dalle proprie responsabilità, noi siamo un'alternativa. E invece per l'ennesima volta, devo dire, abbiamo fatto percepire ai cittadini che era più importante la nostra discussione interna piuttosto che il futuro del Paese, che credo che è quello che interessa ai cittadini, ma alle imprese e anche agli elettori. Tra l'altro credo che già poi i giornali stiano ricamando sopra su questo, quando si parla dei contatti, chiamiamoli contatti senza definirli accordi, fra per esempio parti del PD e il Movimento 5 Stelle, molti ricordano anche gli insulti che il Movimento 5 Stelle nel corso degli ultimi anni ha scagliato nei riguardi del Partito Democratico. Io li chiamo insulti perché qualunque altra parola non rende l'idea, questo poi indipendentemente dal gioco politico. Sì, noi abbiamo sentito questa frase e allora il PD era diventato un tormentone, altro che estivo, è andato avanti per anni. E in più io mi ricordo, e credo che se lo ricordino benissimo gli elettori e i simpatizzanti del Partito Democratico, il dileggio del Movimento 5 Stelle all'incontro sia con Bersani che con Renzi per l'ipotesi di formare un governo allora. Allora, oggi siamo per una situazione diversa. Sì. Io lo dico da forza politica, non è il tempo per preoccuparsi, almeno come priorità assoluta, della propria percentuale di partito. È il tempo per preoccuparsi del futuro dell'Italia e dei nostri territori. Detto questo, però, bisogna avere anche chiaro con chi si intende avere dei contatti. Io sono convinto che si possano avere dei contatti per il bene del Paese. È stato un piccolo... Sì, niente paura. Ecco. Sì, certo. E dall'altro lato credo che si debba però sostanzialmente riconoscere. Sì, un attimo che le do la linea. Sì, ecco. Volentieri. No, ascoltare, sì. Il telespettatore, benissimo. Prego. Troppe bocche affamate. C'è troppa gente attorno al governo, tutti vogliono sedersi su una poltrona, questo è il problema. Beh. Dobbiamo avere due o tre partiti al massimo, non 50 come ce ne sono qui. Non so se sono stato chiaro. Abbastanza. Grazie. Ok, grazie. Beh, il telespettatore è stato, nella sua chiarezza è stato davvero anche in grado di mettere in campo un incipit importante, nel senso che uno, il Partito Democratico è all'opposizione, non è al governo, e anche questo dovremmo ricordarcelo, e sostanzialmente quando si è all'opposizione e un governo cade, bisognerebbe non solo esserne soddisfatti, ma prima di tutto mettere e dire quali sono i problemi e i disastri che questo governo ha creato. E ha ragione il telespettatore, non è il momento di pensare alle poltrone, non è il tempo di difendere le carriere di parlamentari, è il tempo di preoccuparsi del futuro del nostro Paese. Io sono seriamente preoccupato di questo, non solo per i dati economici, ma per le crisi industriali e per i posti di lavoro che vedo persi ogni giorno. E ho paura che la politica stia dimostrando per l'ennesima volta che il teatrino che mette in campo a volte, come diceva il telespettatore, è distante dalle aspettative dei cittadini. Sentiamo allora la prossima telefonata che è già in linea. Buongiorno. C'era vita prima. Pronto? Pronto, buongiorno, Bruno qua. Pronto? Prego. Bruno qua. Sì, prego. Ecco, volevo dirgli al signor del PD, no? Che dici, noi siamo l'alternativa. E il problema è, quale alternativa del PD? Nella storia vediamo che adesso il PD, questo attuale, bisogna appena che pensi cosa che vuol far da grande. Perché dopo la batosta di Renzi, c'è tutto da ridiscutere, tutto da rivedere. In più ancora Renzi è capo dei gruppi parlamentari, adesso Zingaretti là, quella eccetera, cioè diciamo in stand by, no, che si dice. La sinistra, quando c'è stata la famosa fusione a freddo con la sinistra della Democrazia Cristiana, no? Adesso il PD ha perso la sua natura
per la quale gli era fatto, no? PC, PD, PSU, quel che era, tutte queste trasformazioni della sinistra. Adesso c'è un partito come gli altri, no? Che non sa quale che sia. Cioè l'essenza del partito è per le classi sociali, da dimenticare i famosi lavoratori, da dimenticare gli anziani, da dimenticare... Cioè, dopo, dal punto di vista economico, no? Che demo 80 euro, dopo va in Europa e baratta praticamente il deficit con l'accoglienza. Cioè, se un partito alla pari di qualsiasi altro, adesso non il PD, gran parte dei partiti di affari. Adesso voi capite l'elefantismo, no, della discussione di questo, di quell'altro, però se perde in discussioni, che non c'è. Cosa farà il partito da grande? Quale è? Siamo l'alternativa. Su cosa? Rimette l'articolo dello statuto dei lavoratori, non so, mi fa un piano quinquennale per quel che riguarda quella, come ridurre l'evasione fiscale, metterei una patrimoniale, è questo dove discutere. Siamo l'alternativa su cosa? Sbattuto verso il privato, la sanità è privata, la CEGA è privata, okay. È tutto privato, la polizia è privata. Ecco, ma sì, grazie invece. Grazie Bruno, che ha compreso dai miei gesti che il suo tempo era scaduto. Beh, ma credo che Bruno abbia messo in campo delle belle sollecitazioni per me, nel senso che se da un lato io posso essere orgoglioso di un partito che comunque è il secondo partito italiano e sta ben sopra il 20%, e quindi insomma, penso che molti ci invidino nonostante spesso ci critichino o magari pensassero che eravamo destinati a scomparire, e siamo ancora un partito in salute. Detto questo, ha ragione Bruno, bisogna non solo dire siamo un'alternativa, ma costruirla attraverso le proposte. È quello che dovremmo fare anche in questa fase di crisi di governo, rappresentare delle forze politiche, magari anche più ampie del Partito Democratico, in grado di mettere in campo proposte diverse. Gliene dico alcune al signor Bruno. Noi dobbiamo smettere, per fare un esempio banale, di dire tagliamo il cuneo fiscale, perché i cittadini non capiscono spesso cosa significa tagliare il cuneo fiscale. Dobbiamo dire che a fine anno ci saranno 1.500 euro in più in busta paga dei lavoratori e 1.500 euro in meno di spese al datore di lavoro. Questo significa tagliare il cuneo fiscale. È un investimento importante, ma credo che serva. Serve un investimento importante sulla sanità pubblica. Ha ragione il signor Bruno, io sono preoccupato anche per la sanità regionale su questo, dove vedo molto attenzione al privato e poco al pubblico, ma sono preoccupato anche di come terrà scuola, istruzione e sanità quando dovremo andare a trovare i famosi 100 miliardi. Io sono convinto che dovremmo ripartire dalla sanità pubblica, dovremmo ripartire anche, ha detto una cosa importante il signor Bruno, dall'attenzione verso alcune classi sociali, che non sono solo gli ultimi, ma sono soprattutto i penultimi ormai, e che noi forse un po' abbiamo dimenticato. E attenzione, quando dico penultimi, ormai non parlo della classe media agiata, parlo purtroppo anche dell'operaio e della commessa che fanno fatica a arrivare alla fine del mese a far studiare i propri figli e che magari si sono sentiti un po' abbandonati dal Partito Democratico, molto attento ai temi delle solidarietà, certo, della povertà estrema, ma dobbiamo recuperare veramente quel rapporto con una fascia di elettorato e anche di una fascia sociale che in questo momento fa fatica a arrivare alla fine del mese, ma con proposte concrete. Più soldi in busta paga, più sanità pubblica, più servizi che possono rimettere in funzione e soprattutto in un circolo virtuoso questo Paese. Nel frattempo, mentre noi parliamo, voi vedrete alcune immagini che abbiamo registrato nei giorni scorsi allo stabilimento Ausonia, che, devo dire la verità, bisogna ringraziare anche per come ci ha accolto e per come ci ha messo a disposizione le proprie strutture. C'è una telefonata in linea, allora sentiamo chi è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, ma sono Franco. Sono Franco da Udine, sono Franco. Purtroppo, come dice Bruno, l'alternativa l'avete già sprecata e non tornerà più. Acqua passata non macina più, dice. Il treno è perso quando è partito. Quindi
mettetevela via e chiuso lì. In questo governo è praticamente il nostro Matteo Salvini, con una botta sola ha fatto risparmiare nel 2018, ha fatto risparmiare 4 miliardi e 500 milioni col discorso di chiudere i porti, e nel 2019 potrebbe risparmiare 5 miliardi e 400 milioni. L'avete fatta voi questa? Bruno dice bene, mettetevela via. E poi cosa succede? Che voi adesso avete subito, avete tutte le soluzioni del caso, ma prima non l'avete fatta. Adesso è come dire, è suonare la banda o la bamba, e col Titanic che affonda, l'Italia che affonda, e voi suonate la marcia funebre o la marcia di Radetzky, non lo so, prendete voi quale, ma non potete sempre criticare. Non avete fatto niente, adesso criticate, ma avete la faccia come il dedrio. Pensi che se il Titanic affonda in acque italiane, forse magari è difficile che qualcuno vada a salvarlo, ma questo è un altro discorso, una battuta che proprio io da guitto amo farle, ma insomma, comunque piano con i termini, insomma. No, okay. Una bella battuta al di là di tutto. Il problema è vero che l'orchestra che suona sul Titanic in questo momento è composta dagli orchestrali della Lega e del Movimento 5 Stelle, ed è composta questa orchestra dalla Lega e del Movimento 5 Stelle da oltre un anno e mezzo. Cioè, sono questi che menano le danze da un anno e mezzo, e se il paese è sull'orlo del collasso non è che possiamo gridare e allora il PD fino al 2024. Il PD ha smesso di governare un anno e mezzo fa, quest'anno doveva essere, ve lo ricordate, l'anno bellissimo, il boom degli anni 60, la povertà eliminata dal balcone di Palazzo Chigi, cioè l'anno bellissimo doveva essere. Siamo a Ferragosto, non c'è più un governo, sembra, e non sappiamo come andare a coprire le promesse che abbiamo fatto. E ripeto, chi suona adesso è la Lega e il Movimento 5 Stelle. Sentiamo la prossima telefonata già in linea. Pronto? Buongiorno. Prego. Allora, Aurelio Sciacciauli, sa qual è la differenza tra il governo giallo-verde e il PD? Allora, il governo giallo-verde è un matrimonio, diciamo, di convenienza, di interessi, mentre il vostro, all'interno del PD, è un matrimonio, diciamo, una famiglia allargata. Praticamente sono due che si sposano e a sua volta erano già sposati altre volte, e ognuno porta 5 figli da una parte e 5 figli dall'altra. Si immagini che casino che c'è là dentro. Ma poi volevo dire, i vostri elettori sono frastornati, ma sa perché? Lei non so forse se sa o meno quanti segretari di partito, avete avuto negli ultimi 12 anni. Lei lo sa quanti ne avete? Quanti segretari di partito ci sono stati negli ultimi 12 anni nel PD? Negli ultimi 12 anni non lo so, devo fare un po' di conti, ma non moltissimo. Avete avuto negli ultimi 12 anni 9 segretari di partito. Cioè, ma una cosa che non si può. Cioè, ma come uno dice, ogni giorno ne cambia uno, le posso che l'elenco. A parte i primi due che erano Occhetto e D'Alema, ma dopo gli ultimi 12 anni avete avuto Veltroni, Franceschini, Bersani, Epifani, Renzi 1, Renzi 2, Orfini, Martina, Zingaretti, cioè negli ultimi 12 anni 9 segretari, cioè secondo me Zingaretti ha già finito, perché dura un po' di mesi e va via. Cioè allora, ma scusa, ma come uno vi può seguire? Difatti voi, sapete perché avete avuto qualche voto in più? Perché i vostri fuoriusciti sono andati del 5 Stelle, adesso c'è casino, torneranno da voi, ma non è che voi potete prendere altri elettori, perché cioè, mi dite, deve essere uno e vado avanti per qualche anno. Ok, perfetto. Ok, grazie. Sì, questa parte finale è abbastanza condivisibile, no? Che... Sì, nel senso che noi abbiamo avuto una discussione interna molto accesa e animata negli ultimi anni, indubbiamente. Io sono uno di quelli che dice, lo ha detto anche quando è diventato segretario regionale, ricordo in maniera unitaria e senza fare primarie, che forse siamo diventati un partito che si è innamorato di farsi le garette interne, ovvero di farsi una primaria dietro l'altra,
e di dividersi a seconda di tu sostieni Tizio piuttosto che Caio e fare le correnti per sostenere una persona, invece di parlare di argomenti e di proposte politiche. Questo sono d'accordo col telespettatore. Io penso che però Zingaretti proprio in questo sia stata una novità, cioè l'idea di una persona che magari, come dice qualcuno, pecca un po' di capacità mediatica immediata, ma è una persona che mette in campo un grande lavoro per tenere insieme un partito. Noi abbiamo bisogno di fare meno garette al nostro interno e lavorare più sulla proposta politica. Poi, rispondo ad entrambi i telespettatori, attenzione, siamo in democrazia, tocca uno e tocca all'altro, e io ho visto come si sta pochissimo ad andare dal 40% al 20% nel giro di 2 anni, lo ha dimostrato Matteo Renzi. E ha dimostrato anche un'altra cosa che i cittadini magari ogni tanto non dicono e non capiscono, che se noi ci affidiamo solo al liderismo e al capo assoluto, il capo assoluto oggi è simpatico, domani non lo sopporta più nessuno. Abbiamo bisogno di rimettere in campo anche una politica seria, fatta con militanti e territori, che supporti i propri segretari. E questo, secondo me, il Partito Democratico prova a farlo. Altre forze politiche in questo momento le vedo ben più in difficoltà di noi. Sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Esther. Buongiorno. Vorrei dire al signore del PD, senza mancare di... Innanzitutto buona giornata. Non conosco il nome, ma non fa niente, insomma. Non devo conoscere tutti. Non ho letto, mi scusi. Ecco, voglio solo fare una domanda secca. Che ne pensa del PD? No, no, una domanda secca. PD, 5 Stelle, EU, LEU e avanti. Cosa pensa di un governo tecnico di questo genere? Secondo lei gli italiani, come sempre, non si ribellano mai, ma stavolta senti in giro, mi scusi, anche a Ferragosto sono rauca, mi scusi, però voglio dire, noi non abbiamo votato per questa maggioranza, ma perché ci proponete una cosa che noi non vogliamo? Semmai torniamo alle urne, se vincete voi, noi siamo convinti che avete vinto voi con questo. Questo è il nostro, un nostro diritto, credo, e nient'altro. Auguro comunque, ma perché veramente io sono, veramente vado in piazza, se avviene questo vado in piazza e siamo in tanti, mi creda, siamo in tanti. Se questo avviene siamo in tanti che ci ribelliamo, però vi faccio lo stesso un buon Ferragosto, anche se oggi la giornata è triste, diciamola così, e essere competitivi va bene, ma nemici neanche tanto, non odiarci, anche se io... Chiedo scusa, inavvertitamente allora, diciamo di nuovo il nome, Cristiano Sciaurli, segretario regionale del Partito Democratico. Bisognerebbe chiedere anche se chi ha votato per i partiti che poi si sono messi insieme votava per questa maggioranza. Oggi mi sono portato alle battute, insomma, sicuramente riceverò delle... Beh no, ma mi hai anticipato, nel senso che io non credo che nessuno abbia votato per un governo Lega Movimento 5 Stelle, Non penso che nessuno pensasse prima delle elezioni che Salvini si mettesse con Gigino Di Maio per fare un governo. E non ho visto gente in piazza a gridare all'inciuccio. Ma mi hanno detto, hanno fatto il contratto e quindi questo supera l'inciuccio. Allora, nessuno ha votato per mandare al governo Lega e Movimento 5 Stelle insieme. E soprattutto, rispondo anche al telespettatore di prima, la crisi di governo non la fa il PD. Cioè noi abbiamo Salvini che sostiene e prepara una mozione per mandare a casa il suo premier Conte, sostenendo che il problema sia la mozione fatta sulla TAV, dove peraltro in teoria ha avuto ragione, perché quella mozione è passata. Allora, noi sappiamo che neanche il comune di Monrupino cade su una mozione, no? Per capirci. E nello stesso momento sappiamo che è Salvini stesso che vuole andare alle elezioni. Non diciamoci, almeno su questo, non prendiamoci in giro fra di noi. È Salvini che vuole fare cadere questo governo ed è Salvini che deve dire ai cittadini come pensa di uscire da questa situazione. Poi le altre forze politiche saranno serie e responsabili e faranno il loro dovere. Ma non è il Partito Democratico che fa cadere il governo, non è il Partito Democratico che ha chiesto di fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle e non è il Partito Democratico che ha creato questo, passatemi il
termine questo, questa confusione, ecco, per non dire altro, Agostana. Allora ci fermiamo perché siamo in pubblicità, subito dopo torniamo assieme al segretario regionale del PD Cristiano Sciauli. Seconda parte di Sveglia Estate assieme al segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Sciauli dalla Ausonia. Siamo in una postazione che non è quella dei giorni scorsi, stante anche il meteo che accenna a migliorare, però insomma il vento si fa ancora sentire. Allora, parliamo di regione un pochettino. Io mi sono sempre chiesto, è una domanda che faccio più spesso per dire la verità agli esponenti della maggioranza in regione, però il fatto per esempio che appunto il governo nazionale non corrisponda a la composizione del governo nazionale non corrisponda alla composizione dei governi regionali, la composizione tradizionale, diciamo così, o centrodestra o centrosinistra, complica un pochettino, non ho mai capito questo, complica un pochettino le cose, oppure fondamentalmente alla fine è un problema che non si pone? In teoria dovrebbe complicarle, in verità è un problema che non si pone, perché per avere dei rapporti con il governo devi mettere in campo delle scelte che richiedono un'interlocuzione con il governo stesso. Io onestamente in un anno e mezzo di governo regionale, lo dico senza nessuna polemica in questo caso, non ho visto ancora le scelte qualificanti di questa maggioranza, qualcosa che ci permetta di dire andiamo a trattare con il governo nazionale rispetto a una scelta. Facciamo l'esempio più banale, la riforma degli enti locali, le UTI non andavano bene, e qual è la proposta del centrodestra? Che devi andare a concordare con il governo nazionale, perché ricordo che le province sono state eliminate dallo statuto regionale, quindi dovresti andare a Roma a ridiscutere il loro reinserimento. Ma mi sembra che il tema non sia nell'agenda. Mi sembra che in questo anno e mezzo ci sia sostanzialmente stati molto sui temi di Salvini, per capirci. Quindi. Cioè che il life motive del presidente Fedriga sia stato, ripeto un po' quello che dice Salvini. Salvini parla di migranti, io metto in campo l'idea del muro sul confine con la Slovenia. Ma di scelte vere che richiedono un'interlocuzione con il governo nazionale, ahimè, non ce ne sono state. Quindi non si può neanche dire se serve o non serve, o se è stato peggio o meglio il fatto che ci sia un governo diverso rispetto a quello nazionale. Andiamo alla prossima telefonata che è già in linea. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Allora, io volevo fare una constatazione, viste le telefonate precedenti, volevo dire al segretario regionale qui che il voto degli italiani è stato quello non di mandare la Lega e il 5 Stelle al governo, ma è stato quello di cacciare il PD, a mio avviso. E per questo motivo è stato fatto questo voto così un po' di protesta dopo le esperienze precedenti con Renzi. Gli italiani hanno deciso di mandarvi a casa, insomma, perché ci avete venduto per 80 euro migranti, insomma, non siamo assolutamente contenti. Credo che l'alternativa anche a un governo Lega 5 Stelle non siete voi. Voi proprio dovete farvi una grossa esame di coscienza e rivedere un po' queste vostre posizioni che hanno portato l'Italia allo sfacelo, portando anche un elettorato, magari anche qualcuno dei vostri, a votare Marco dell'altro anno, insomma, per non più per voi, insomma, credo che l'esame di coscienza ve lo doveste fare ancora, è molto molto più intimo, molto molto più profondo, ecco. Secondo me voi dovete rimanere ancora all'angolo, perché siete stati un po' la rovina, e questo oltre a me è il leitmotiv di tutte le telefonate che ho sentito. Saluti. Grazie, sentiamo la risposta del segretario. Io credo che qualsiasi partito debba farsi i conti rispetto ai successi o agli insuccessi elettorali. Abbiamo preso il 40% meno di 5 anni fa, non siamo riusciti a mantenerlo, e quindi i cittadini non ci hanno più premiato, e credo che abbiamo fatto i conti al nostro interno. Abbiamo cambiato il segretario, abbiamo cambiato linea politica, abbiamo fatto una scelta diversa.
tant'è che ci veniamo accusati in questi giorni di essere ancora divisi al nostro interno perché ci sono dei personalismi. Quindi stiamo provando a rimettere in campo una proposta politica. Ma la cosa che veramente mi sfugge, io capisco che è semplice riportare al PD tutti i mali del mondo, ma è una cosa che ormai sta diventando un po' annoia, sta venendo un po' annoia, no, nel senso che è ormai un anno e mezzo che non governiamo più. Non ci occupiamo più della sanità regionale, non ci occupiamo più delle riforme degli enti locali. Allora non può essere che è ancora allora il PD, no? L'esempio regionale di prima calza a pennello. Non andava bene la sanità regionale quando c'eravamo noi? Bene, la mette in campo Fedriga la nuova sanità regionale, ancora non l'ho vista. Ripeto, anche questo governo, Lega e Movimento 5 Stelle, governa da un anno e mezzo, ha fatto una marea di promesse. E adesso, dopo un anno e mezzo, a Ferragosto scappa prima di assumersi la responsabilità di mantenerle quelle promesse. Le accise per la benzina dovevano essere eliminate dopo 15 giorni e abbiamo visto gli aumenti a inizio di agosto della benzina nuovamente. Andavano fatte decine di cose e vanno pagate a settembre e adesso vediamo un governo che sostanzialmente scappa. Allora io sono d'accordo, il Partito Democratico deve farsi i conti in casa propria e avere una proposta diversa, e ha ragione il cittadino che dice gli elettori vi hanno bocciato. Dobbiamo però democraticamente mettere in campo la nostra proposta e anche però dire che oggi governa qualcun altro ed è quello che fa cadere questo governo. Il governo non l'ha fatto cadere il Partito Democratico, l'ha fatto cadere Salvini andandosene a Ferragosto. Volevo cambiare un attimo argomento e tornare su un tizio che noi abbiamo dato ieri, ma siccome c'è una telefonata in linea, certo, magari mi riservo questo per dopo. Sentiamo chi è in linea. Buongiorno, prego. Buongiorno a voi. Prego. Buongiorno a voi. E posso parlare? Sì, prego. Allora, sentendo tutte queste parole belle di voi, non sono proprio come dice lei. Allora, un anno e mezzo governano 5 Stelle e Salvini, ma in un anno e mezzo non possono fare, siete sempre che mettete i bastoni tra le ruote. Voi cosa avete fatto? Adesso la mi scusi che ve la stanca, voi tanti vi date dietro. E chi è andato al governo li devi mettere a posto, ma in un anno e mezzo non possono fare. Se voi non si mettete d'accordo a parlare, io solo sentire a Renzi mi viene febbre di sabato sera, la me credi, come un figlio, perché ho un figlio di 50 anni. Cosa avete fatto? Non è bello sentire sempre che la gente senti chi parlate uno contro l'altro e poi dite anche che il popolo non capisci, lei ha ripetuto più che una volta, però vi serve il popolo per votare. Io ho votato Salvini e lo rifarò mille volte, a me dispiace dire, però è così, almeno è l'unico che sta facendo e là ci date le bastonate. Io vi auguro buona giornata, buon lavoro e buongiorno. Grazie signora. Sì. Allora, ringrazio la signora, nel senso e ha ragione la signora, io non sono uno di quelli che attacca chi vota qualcun altro. Se la signora vuole votare Salvini e la Lega è liberissima in democrazia giustamente di farlo. Ripeto però che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, a tutti tocca andare a governare, noi abbiamo subito le critiche che giustamente anche la signora riporta, adesso tocca subirle anche a Salvini e al Movimento 5 Stelle. Guardate, la scelta della flat tax, la reddito di cittadinanza, la scelta della flat tax di quota 100 sono scelte che legittimamente, essendo stati eletti e governando, Salvini e il Movimento 5 Stelle hanno messo in campo. Adesso vanno finanziate. Bisogna trovare le risorse, io dico solo questo, bisogna giustamente giudicare la politica, qualsiasi tipo di politica, la Lega come Partito Democratico, dai risultati. Noi siamo stati giudicati, siamo andati all'opposizione, adesso ribadisco, Salvini ha fatto le sue scelte e ora quel governo, quel contratto, dopo un anno e mezzo sembra che non ci sia più. Sentiamo allora la prossima telefonata, c'è già una persona in linea, buongiorno. Pronto? No, probabilmente c'è questa storia dei ritorni
che un po' perché io sento vita dall'altra parte della cosa, però a questo punto ribadisco l'invito ad abbassare comunque il televisore quando chiamate, perché siccome grazie al digitale terrestre è tornato in auge la questione dei ritorni, fate finta di parlare con noi al telefono. So che è paradossale, ma così è, altrimenti vale. Vediamo questo invece. Pronto? Pronto, prego. Voglio parlare in diretta. Prego. Pronto, buongiorno. Mi chiamo Flavio. Ecco, vorrei una cosa al segretario regionale. Noi in previsione della nuova maggioranza che si è creata ieri al Senato, secondo lei alle prossime elezioni nazionali è indifferente votare PD o Movimento 5 Stelle, visto che i vostri consensi si sono sommati ieri al Senato? Lei dirà probabilmente che è meglio votare PD, che deve essere interno di questa coalizione progressista. Altrimenti avremo l'apertura in pratica. Ecco, quindi penso che sarebbe indifferente votare o PD o 5 Stelle, tanto va a finire tutto nello stesso calderone. Grazie, saluto. Sì, però mi scusi, proprio per essere chiari, allora era indifferente fino a ieri l'altro anche votare Lega e Movimento 5 Stelle. Hanno fatto un patto di governo e sono stati insieme per un anno e mezzo Lega e Movimento 5 Stelle fino all'altro giorno. E ribadisco, la crisi la apre Salvini e ieri semplicemente, solo sul calendario dei lavori, il Senato ha detto si va al 20 a discutere con Conte e i senatori hanno deciso di fare così. Non c'è nessuna maggioranza oggi Partito Democratico Movimento 5 Stelle, l'unica maggioranza che c'è è Lega Movimento 5 Stelle. Perché finché non cade questo governo, chi governa è la Lega insieme a Gigino Di Maio. Questa è la maggioranza attuale. Allora, vediamo se riesco ad introdurre quell'argomento di cui volevo parlare prima. Dunque, ieri abbiamo dato la notizia di questa morte sul lavoro, che a Trieste è avvenuta, credo, al cantiere di via San Michele. È una morte sul lavoro. Adesso bisognerà vedere, insomma, perché la persona si è sentita male, eccetera, però appare abbastanza chiaro che quando si lavora in un cantiere con le condizioni meteo di ieri, con il caldo, l'afa e tutto quanto, di questo si tratta. E sono notizie, noi abbiamo deciso di aprire il nostro telegiornale con quella notizia, anche perché, insomma, ci porta a tutta una serie di considerazioni, no? Anche il rispetto per chi fa un certo tipo di lavoro. Sembra strano magari che, non so, un cantiere possa essere interrotto per la pioggia, ma che in condizioni appunto di caldo estremo come quello di questi giorni non lo si sia interrotto. Ma al di là di questo, no, poi dopo, e anche al di là dei discorsi che si fanno in questi giorni, poi dopo la vita reale è anche questa. Adesso sembra molto facile dirlo, però è così, insomma. No, non solo è così, e io onestamente vi ringrazio di aver aperto con quella notizia, nel senso che noi discutiamo di crisi di governo, di come si comporranno le maggioranze, di come si vota il Senato guardando i numeretti verdi, rossi, e diciamo che ci sono delle maggioranze, poi c'è una vita reale. C'è una vita reale che spesso è drammatica e che spesso ci riporta ai veri problemi quotidiani che noi viviamo, che sono quelli ancora della sicurezza sui posti di lavoro, della necessità di lavorare in qualsiasi condizione per chiudere gli appalti, spesso con subappalti, spesso con anche dei controlli non sufficientemente cogenti sulle condizioni di sicurezza per i nostri lavoratori. Queste secondo me sono le cose che anche il Partito Democratico deve rimettere subito in campo. Lo dico in maniera molto severa anche nei confronti del mio partito. Noi abbiamo necessità di ragionare davvero di nuovo sulle condizioni dei lavoratori e sulle possibilità di lavorare in sicurezza e tornare a casa dalla propria famiglia la sera. Perché questo, guardate, poi qui non c'è divisione politica che tenga. Qui stiamo parlando di vite umane e di persone che per lavorare e portare a casa il pane la sera rischiano la vita.
C'è un altro argomento che mi piace trattare con lei ed è quando sotto certi aspetti la vita quotidiana, adesso insomma, non so nemmeno io come definirlo come concetto, in qualche modo supera o comunque scavalca la politica o per certi aspetti procede per strade sue. Quello che è accaduto a Trieste negli ultimi, credo, 15 anni per quanto riguarda i rapporti con la Slovenia, i rapporti con la Croazia, sembra appunto frutto di come posso dire, di rapporti quasi personali e continui, giornalieri della gente, insomma, no? Situazioni come quelle che si verificavano in città 30 e passa anni fa sono... Chi è? Ah, c'è il delfino verde, sì, perché abbiamo pazienza, ma voglio dire, c'è questa sensazione, no? Cioè che poi ci sia appunto qualche cosa che va avanti per conto suo, ecco, insomma. Beh, ieri noi ricordavamo la cortina di ferro, ieri c'era un anniversario, no? La famosa frase da Stettino sul Baltico a Trieste nell'Adriatico, scende una cortina di ferro, no? Churchill, pronunciata da Churchill. E credo che la frase abbia segnato la storia di questa regione, sia in termini negativi ovviamente, perché eravamo una delle regioni più militarizzate d'Europa, ma guardate, anche per la capacità, come diceva lei, dei cittadini di questa regione di non rassegnarsi a quel confine, cioè di andare oltre anche alla geopolitica internazionale, banalmente, cioè di mantenere dei rapporti, comunque una volontà di interlocuzione con chi. E secondo me noi abbiamo anticipato la caduta dei confini, questa regione ha anticipato la caduta dei confini ed è stata anche quella probabilmente più felice quando quei confini sono caduti. E penso che spesso i cittadini di questa regione hanno dimostrato su alcuni temi di essere, è vero sì, più avanzati anche della politica internazionale rispetto alla costruzione non solo dell'Europa, ma anche di una visione mitteleuropea, se volete, di questo territorio, di cui Trieste è capitale, ma di cui probabilmente tutta la regione è permeata. Secondo me poi bisognerebbe, ma questo è un discorso che è una parentesi mia, bisognerebbe poi anche in qualche modo risarcire Tomizza, che è stato ampiamente risarcito dalla storia. Noi avremo tanti grandi pensatori che andrebbero risarciti dalla storia. C'è una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Prego. Allora io volevo dire una cosa, tutto questo disastro che ha fatto la Lega, io francamente non lo vedo, non so. Tutto questo grande disastro. Adesso io voglio dire una cosa, no? E io ho votato Lega, io sono nata comunista e profondamente comunista. Un 4 volte però ho votato Lega perché non ero d'accordo sull'immigrazione. E l'ultima volta alle europee ho votato Rizzo, perché Rizzo, a mio avviso, è l'unico comunista che si può dire comunista. Voi avete solo un Vangelo in mano, il Vangelo secondo Soros e secondo l'Europa. Adesso dare a voi di nuovo il potere significa avere l'Italia invasa dagli extracomunitari. Mi scusi, ma non sono d'accordo, ecco. E poi i danni che ha fatto Salvini, ma pensa ai danni che ha fatto la signora Sarecchiani e i danni che ha fatto Renzi, perché parlare di cooperative si parla con Renzi, parlare di sanità si parla della signora Sarecchiani, che è mai andata così male come la Sarecchiani, le dico. Adesso io penso che gli italiani, gli italiani dovrebbero fare una protesta silenziosa questa volta, anche perché è una vergogna. Per Salvini, io sono d'accordo che ha chiesto il scioglimento delle Camere e anche il nuovo voto, perché il nuovo voto costa tanto anche a noi costa, e non siamo in grado di pagare niente, figurate un altro. Guarda, siamo ormai il paese delle banane. Il paese delle banane, la Repubblica delle banane. Adesso io mi auguro che tutte e tutti quanti si facciano l'esame di coscienza e facciano una protesta silenziosa e non vadano a votare, perché è impossibile, non so. Adesso siete voi la panacea di tutto il mondo, prima erano i Salvini la panacea di tutto il mondo, noi siamo a mano a gente, siamo come dei burattini, in mano a gente che non sa cosa dice. Oppure sa cosa dice o fa le proprie tasche, mi scusi, non faccio riferimento a lei, per carità. La ringrazio, buonasera. Okay.
la signora ha tutte le ragioni di sto mondo di dire il suo pensiero, ci mancherebbe, non è che deve scusarsi. E semplicemente io dico, oggi è Salvini che decide di staccare la spina a questo governo. Lo spiegherà ai cittadini in qualche maniera, spiegherà le ragioni per cui questo famoso contratto non funziona più. No, non è che devo spiegarlo io. Non è mio compito venire a spiegare perché Salvini ha deciso che l'accordo con il Movimento 5 Stelle, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle non funziona più e c'è bisogno di altro per il Paese, c'è bisogno di tornare a votare. Penso che pochi si aspettassero la crisi di Ferragosto. C'era nell'aria le difficoltà fra Lega e Movimento 5 Stelle, ma la crisi di Ferragosto è una scelta di Salvini. E sulle questioni della sinistra, io sono convinto che la sinistra non possa tornare alla dimensione comunista, ovviamente, ma credo che abbia bisogno di ripensarsi in tutta Europa. Una sinistra che deve essere progressista e che deve trovare nuovi temi, che sono quelli un po' che citavo prima. Rideclinare il ruolo dei lavoratori, rideclinare anche la capacità di interessarsi della classe media e tornare ad essere un'alternativa a delle forze, secondo me, reazionarie e di destra che in tutta Europa stanno avendo i loro successi. Ho come l'impressione che ci aspettino anni in prospettiva futura in cui si tornerà a un confronto fra destra e sinistra. Sentiamo la prossima telefonata che è già in linea. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Prego signora, prego. Sì. Allora, prima a una domanda di un telespettatore, il signor Sauli ha dato questa risposta, sì, loro non hanno fatto, il governo attuale non ha fatto proposte, mentre noi sappiamo già in busta paga ai lavoratori e 1.500 euro di spese che godranno alla fine dell'anno. Ma è una proposta seria, barzelletta, perché non ha spiegato come si ottiene questa cosa, sì, qui. Sì, certo. Tutto qui. La ringrazio. Adesso sentiamo la risposta, chiedo scusa, forse fatto non si... bene signora, forse non mi sono spiegato bene io, nel senso che una delle nostre proposte che abbiamo messo in campo più volte, che ha ribadito anche il segretario Zingaretti, era il famoso cuneo del taglio, il taglio del cuneo fiscale, nel senso che richiesto dagli industriali, anche dai sindacati stessi, ma che detto così, taglio del cuneo fiscale, è poco comprensibile ai cittadini. Taglio del cuneo fiscale significa semplicemente diminuire il costo del lavoro e la nostra proposta è diminuirla di 4 punti, di 2 punti dovrebbero finire nelle tasche del lavoratore, quindi nella busta paga del lavoratore, e 2 punti di questo taglio, diciamo, nel datore di lavoro e quindi nell'impresa che assume. Da questo punto di vista, io ho detto 1.500 euro, per questo dovrebbe essere la cifra a fine anno che un taglio del cuneo fiscale di 4 punti dovrebbe portare a un lavoratore quando dovesse essere approvata dal Parlamento. Questa era una proposta concreta del Partito Democratico. Allora, abbiamo ancora, credo, cosa sono? Sì, 5 minuti, c'è tempo ancora se qualcuno volesse chiamare. Intanto torniamo a parlare, facciamo un po' di ping pong, di questioni che riguardano riguardano la Regione. E Cristiano Sciauli è di Faedis, sì. No? Come viene? Adesso facciamo un po' una... perché noi... parliamo molto della nostra città. No, c'è una telefonata in linea, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Forse ce la facciamo. Pronto? 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 Prego. Ah, buongiorno, lei è il suo ospite. Prego, buongiorno. Volevo dire che secondo me il problema della crisi di governo è scaturita dal fatto che praticamente i 5 Stelle hanno votato la von Leyen e quindi hanno fatto un'azione contraria a quella che è la politica della Lega nella sua prospettiva europea. Cioè, qua il discorso dell'economia è basilare.
se non cambia il sistema economico, non si può uscire da questa situazione di povertà crescente e di aumento del debito pubblico continuo. Cioè, le regole che, in cui ci hanno incastrato la sinistra e Berlusconi con la BCE sono regole che distruggono, e si sa che distruggono l'Italia. Per cui, per uscire, per dare nuova linfa all'economia italiana, bisogna modificare profondamente quelle regole o addirittura uscire dall'euro. Il problema è questo. È inutile fare governare se non si hanno gli spazi sufficienti per poter fare una politica economica espansiva. Cioè, è assurdo. E quindi questo è il nocciolo del problema. Se i 5 Stelle si sono tirati indietro, evidentemente non ha più senso questo governo. Tutto là. Ecco, allora, siccome siamo verso la chiusura, ho chiuso io la telefonata, chiedo scusa allo spettatore che fra l'altro comunque aveva chiarito il suo pensiero. Spettatore che ha un pensiero assolutamente non banale, ovviamente completamente diverso dal mio di fondo, però una riflessione assolutamente intelligente, nel senso che è probabile che dietro ci sia la convinzione della Lega Nord, della Lega anzi ormai perché non si chiama più Lega Nord, della Lega che l'unica possibilità per mantenere le promesse che ha fatto sia l'uscita dall'euro o l'uscita dall'Europa e quindi la scelta di portarci verso una, secondo me, un disastro e un isolamento internazionale incredibile. Però potrebbe essere questa una delle visioni di Salvini: rompo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e porto il Paese a una repentina uscita dall'euro e dall'Europa. Io credo che sarebbe drammatico per le nostre imprese e per i nostri lavoratori. Però la visione che ha messo in campo il telespettatore non è assolutamente sbagliata. Abbiamo ancora una telefonata in linea che è l'ultima. Chiedo a chi è collegato con noi di essere veramente telegrafico. Buongiorno. Sì, buongiorno, secondo intervento sono Giuliano. No, secondo no, perché si può fare solo un intervento, per cui così possiamo chiudere tranquillamente. C'è una regola che è quella di fare un solo intervento che comprende sia Sveglia Trieste sia Sveglia Estate. Sono rigido perché questo è quello che ci siamo detti. Manca una mia domanda, che è quella praticamente proprio, so che lei è molto rapido nelle risposte, del ruolo di Trieste proprio all'interno della regione, perché è un ruolo che forse magari a noi triestini sfugge. Sì, ecco, secondo me è vero. Secondo me in parte è vero che a Trieste sfugge un ruolo che invece nel resto della regione è molto ma molto più percepito. In questo momento il resto della regione vede una Trieste che ha una prospettiva costruita nel tempo sul porto, sulla vocazione internazionale, sulla capacità di essere attrattivo anche a livello internazionale e mondiale, su una nuova attrattività turistica con investimenti importantissimi messi in campo nel porto, e quindi c'è addirittura un pizzico, passatemi il termine forse già, di invidia nei confronti di una realtà che in questo momento ha comunque una prospettiva da qua ai prossimi anni, mentre il resto della regione in qualche maniera si sta ripensando e si sta chiedendo il futuro della manifattura, quale sarà, come sarà la logistica, mentre Trieste sembra avere una via tracciata anche per le scelte fatte, di cui alcuni rivendico con orgoglio, e credo che questo sia una cosa che Trieste debba assumersi. E tutti insieme, e veramente chiudo, come regione dobbiamo far sì però che anche le grandi opportunità di Trieste che ci sono diventino un valore aggiunto per l'intero territorio nazionale. Grazie allora al segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Sciauli per essere stato con noi. Vi ricordo che grazie a voi. Che noi domani non andiamo in onda, Ferragosto restiamo a casa, e quindi Sveglia Trieste torna Sveglia Trieste torna venerdì alle 7 della mattina, Sveglia Estate alle 9:30. Posso anticiparvi che l'ospite di Sveglia Estate sarà Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti, buona giornata e buon Ferragosto. Buon Ferragosto.